E iniziare. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questo 18 ottobre 2023 al convegno online Il contributo dell'adozione internazionale alla sfida della natalità. Una iniziativa realizzata da AIBI, Associazione Amici dei Bambini, insieme a Faris Family Relationship International School, con l'importantissimo contributo della provincia autonoma di Bolzano. Natalità e adozione internazionale, dunque dalla crisi al rilancio per indagare come l'adozione internazionale e il suo stesso rilancio possa, diciamo, contribuire in qualche modo alla sfida epocale della natalità. Ricordiamo che sono ormai lontani i numeri che avevamo nel 2010, 4.130 adozioni, un decennio quest'ultimo di crisi fortissime, economica, finanziaria, conflitti che purtroppo ci affliggono anche nelle cronache di questi giorni, la stessa pandemia. Perché parlare di adozioni dunque oggi? Ha senso? Certo che ha senso se siamo qui. Il Santo Padre, proprio in occasione degli stati generali della natalità, aveva ricordato bene come natalità e accoglienza sono due facce della stessa medaglia. E Amici dei Bambini da sempre opera in una cornice valoriale, antropologica, proprio per far sì che l'adozione internazionale sia anche un indicatore del benessere di un paese, proprio nella sua capacità di adottare e tutelare i minori, che non sia l'ultima spiaggia dopo la disperazione, ma al contrario una scelta di genitorialità e dunque di natalità per i giovani del nostro paese. Sono in corso in questi giorni, lo ricordiamo, i lavori sulla legge di bilancio, dove tra l'altro si parla anche nelle proposte portate avanti dal forum del terzo settore di un emendamento proprio sul tema della gratuità dell'adozione internazionale. Dunque, adozione come elemento anche di fiducia. Molti sono i titoli di giornale in questo periodo di dibattito anche su, diciamo, iniziative di carattere parlamentare. Amici dei Bambini, entriamo subito nel merito, tenta di dare delle risposte e di contribuire al dibattito per delle proposte che speriamo possano poi atterrare in maniera concreta in azioni concrete per un approccio di carattere sistemico. Ricordiamo e salutiamo naturalmente i relatori e chi ci segue online, che chi vuole può scrivere domande in chat accompagnandoci in questo percorso mattutino e pian piano tenteremo di dare tutte le risposte più esaustive possibile alle vostre domande. Entriamo subito dando la parola e il benvenuto alla dottoressa Petra Frai, direttrice dell'Ufficio per la tutela dei minori e l'inclusione sociale della provincia autonoma di Bolzano. E la dottoressa, appunto, la ringraziamo particolarmente proprio perché non è un ringraziamento soltanto dovuto, ma sentito profondamente rispetto al fatto che la sua istituzione è un buonissimo esempio, seguendoci dal 2008 proprio nelle discussioni e negli approfondimenti che portiamo avanti sul tema delle adozioni internazionali. E quindi è un buonissimo esempio di come istituzione, pubblica amministrazione e terzo settore possano lavorare per portare pensieri e generare azioni specifiche. A lei, dottoressa, la parola per un suo indirizzo di saluto e per aprire questo convegno così importante. Prego. Grazie mille, un benvenuto anche da parte mia. Sono proprio contenta, infatti lei l'ha sottolineato, c'è una collaborazione ormai decennale con AIBI, Amici dei Bambini e appunto con la sede operativa Bolzano, ed è diventata anche, devo dire, una bella consuetudine, diciamolo così, che proprio la sede operativa di Bolzano organizza adesso quasi annualmente un convegno, diciamo, per accentrare e mettere all'attenzione il tema dell'adozione internazionale.
Peccato che anche questa volta non siamo riusciti a farlo in presenza, sarebbe stato anche bello scambiare qualche parola, diciamo, di persona, ma comunque penso che sia un momento importante anche in questa sede in termini di videoconferenza. Io devo ringraziare sin d'ora anche sempre Michela De Santi e tutto il suo staff, ma comunque Ivy come organizzazione che comunque portano sempre all'attenzione i temi focali, i temi cruciali rispetto all'adozione e aspetti nuovi come appunto quest'anno il tema della natalità da discutere e connettere insieme a quello che è il tema dell'adozione internazionale, quindi diciamo sempre approcci e visioni anche diciamo diverse da questo punto di vista e quindi sono proprio contenta che questa mattinata possa essere dedicata diciamo anche a questo tema, ma non solo, ma anche a una riflessione di capire come poter supportare il tema dell'adozione internazionale anche nel futuro, perché comunque sappiamo, come lei ha anche introdotto, cioè i numeri scendono e quindi anche su questo chiaramente bisognerà fare una riflessione un po' più ampia. Io veramente non vorrei rubare ulteriore tempo alla mattinata. Purtroppo io non riesco ad essere collegata tutta la mattinata perché ho altri impegni istituzionali e verso le 9:10:30 comunque mi devo scollegare. Michela De Santi comunque mi ha assicurato che il convegno sarà registrato, quindi io dopo coglierò assolutamente l'occasione per riascoltare tutto e specialmente per riascoltare quelli che sono poi le proposte che derivano dalla discussione di questa mattina. Quindi grazie ancora e buon proseguimento anche per il convegno. La ringraziamo davvero moltissimo, non si preoccupi, ci rendiamo conto che gli impegni sono sempre davvero molti, ma come dicevo poc'anzi, davvero un ringraziamento sentito perché camminare insieme ci dà la dimostrazione di come, al di là delle divise e delle, che ognuno di noi può portare, naturalmente per dovere, le persone fanno davvero la differenza nel momento in cui c'è una convergenza per la volontà di applicare e di portare avanti il superiore interesse dei bambini e delle bambine e soprattutto in una tematica così importante e così ardua che, lo ricordiamo, insomma, Amici dei Bambini porta avanti da 40 anni, è un 40esimo anno quest'anno molto significativo, ma purtroppo le stime dell'abbandono, e sono solo stime a livello mondiale, lo ricordiamo, ed è un problema dei cosiddetti incontabili in qualche modo, sono sempre gravissime, 168 milioni, ma del resto l'elemento del dato è un elemento molto importante a livello mondiale perché proprio poi sui numeri si fanno le politiche, lo citava anche lei poco fa. Parlavamo dell'appuntamento online, quest'anno abbiamo deciso di mantenerlo online in realtà proprio perché diciamo, la nostra, vostra iniziativa è diventata anche un po' un punto di riferimento italiano, per cui tante regioni, tante realtà territoriali ci hanno chiesto diciamo, e atteso questo momento, per cui dottoressa, chissà, magari sì, ci vedremo in presenza, ma chissà, forse magari portando la buona prassi della sua realtà e del suo territorio anche a Roma, è un invito che si vedrà per il futuro, chi lo sa. Intanto noi la ringraziamo moltissimo e quindi la ringraziamo anche per restare con noi finché potrà e a questo punto la parola al presidente di Amici dei Bambini, Marco Griffini, perché abbiamo accennato, presidente, sono 40 anni di AIBI, è un quarantennale molto importante anche per la legge sulle adozioni internazionali, per cui da lei e dal suo osservatorio, insomma, le riflessioni rispetto alla salute dell'adozione internazionale e anche al suo contributo nell'ambito della natalità. Prego, buongiorno. Grazie Marzia, un buongiorno caloroso a tutti, ringraziamento speciale alla dottoressa Frei, con lei ringrazio tutta la provincia autonoma di Bolzano che da anni, come giustamente sottolineava, ci segue in questa importante opera di promozione dell'accoglienza. Ringrazio di cuore i relatori, sono come vedete molto esperti della tematica e a tutti i presenti che via via si stanno aggiungendo. Oggi stiamo parlando di un tema, chiamerei epico, importante. L'adozione internazionale avrà ancora un futuro? E questa è la domanda un po' che abbiamo posto e poi sentiremo nel corso del dibattito
le varie risposte a questa domanda importante. Noi siamo degli inguaribili ottimisti rispetto al futuro di una ripresa dell'azione internazionale, che direi necessaria, ma non perché lo diciamo noi operatori, genitori, ma perché lo dicono, direi anzi lo pretendono, i bambini abbandonati. In realtà, chi non crede nel rilancio dell'adozione internazionale non tiene conto di una verità fondamentale. Mentre per noi adulti, che ci sia o non ci sia l'adozione internazionale, non è poi un problema così drammatico. Per un bambino abbandonato, invece, è un grande dramma. Se infatti per molte coppie sterili, che ricordo sono in Italia una qualche milionata, poi magari sentiremo dal dottor Belletti se ha qualche statistica più precisa riguardo, chi dice 3 milioni, chi dice 1 milione, comunque sono tanti, siamo in tanti di coppie sterili. Ecco, anche per loro ci sono altri modi per diventare genitori. Abbiamo la PMA, la procreazione medicalmente assistita, fra l'altro, come sapete, da gennaio a tutto carico, dal prossimo gennaio a tutto a carico del sistema sanitario. Abbiamo, e poi vabbè, dovremmo discutere un po' di percentuale di successo, magari andando al di là di quelli che ci dicono i famosi maghi della PMA, e vedremo che tutto sommato per le coppie di sopra i 40 anni le speranze sono veramente ridotte al lumicino. Abbiamo l'eterologa, per chi non ha problemi a vedersi genitore di un figlio non della coppia, e per chi non si preoccupa di rispettare la legge, c'è anche l'utero in affitto. Invece, per i bambini abbandonati, l'adozione è l'unica strada possibile per ritornare a essere figli. Non ce ne sono altre. E questa è una verità fondamentale, incontestabile. Per loro questa è l'unica via immutata per secoli e secoli. Se non viene adottato, un bambino abbandonato resterà per tutta la vita abbandonato. Non ci sono altre vie se non l'adozione. E per un bambino straniero, l'adozione internazionale. Ecco perché l'adozione internazionale è necessaria. È necessaria per i 1483 minori, i cui nomi e le loro storie abbiamo ricevuto, come tutti i mesi, settimana scorsa, dalla Colombia, con la solita richiesta drammatica mensile rivolta a noi enti autorizzati. La solita domanda: avete per caso qualche famiglia per qualcuno di questi minori, tutti dichiarati adottabili? Lo è per i 342, sempre settimana scorsa, la lista ricevuta dal Perù, per non parlare dei 211 ricevuti sempre settimana scorsa dalla Moldova. Questo è ormai un tema che è arcinoto, abbiamo cercato, l'abbiamo portato alla ribalta poi dell'opinione pubblica, sono le famose neglected list, le liste dei bambini dimenticati. Sono elenchi infiniti di minori e minori adottabili, dice bella cosa, dico allora ci saranno tanti bambini adottabili, apri questi elenchi, il più piccolino di età, a 13 anni, 14 anni, 15 anni, 16 anni, 17, 18. Ma quello che è triste, quando apri così a caso una di queste storie, e sono tutte uguali, sono minori entrati in istituto, in orfanotrofio, a 2, 3, 4 anni, quando non neonati, e sono rimasti tutta la loro infanzia e parte dell'adolescenza in orfanotrofio. E chi ora adotta ormai? E chi adotta ormai questi bambini? Oppure chi di noi lavora in Africa, e questo lo sa, sono noti i numeri dei minori che affollano gli orfanotrofi, ma ognuno di noi è testimone. Basta andare in questi orfanotrofi e vedere come di mese in mese aumentano i minori accolti. Ma non siamo solamente noi a dirlo. Sì, c'è una vecchia ricerca, fra l'altro l'unica condotta da un'agenzia dell'ONU, condotta da ECOSOC, che è il Comitato Economico Sociale dell'ONU, nel lontano 2009, l'ultima, dopodiché non si è più fatta, secondo la quale sarebbero necessarie, per garantire in Africa una famiglia solamente, esclusivamente agli orfani i cui genitori sono morti per AIDS, ben 15 milioni e 600 mila adozioni.
cioè 15 milioni e 600 mila adozioni, solo per dare una famiglia ai minori i cui genitori sono morti per AIDS in Africa. Non lo dice il presidente di AIBI, lo sta dicendo l'ONU. L'unica ricerca. Qui veramente apriamo un grande capitolo, e potremmo aprire un grande capitolo, perché queste agenzie dell'ONU, in modo particolare l'UNICEF, non abbiano mai condotto una ricerca sul tema dell'abbandono. E di questo passo potremmo continuare, ma ci fermiamo qui. L'AI non può e non deve morire. Ecco perché questo convegno, che è solo il primo. Oggi abbiamo voluto iniziare proprio con la provincia di Bolzano queste serie di iniziative che ci porterà a organizzare altri convegni, altre iniziative, a carattere pubblico, a carattere istituzionale, a carattere mediatico, proprio per dare una voce a questi minori abbandonati, far sentire il loro grido che l'adozione non può e non deve morire, anzi, deve essere rilanciata. Una serie di iniziative per dibattere del futuro, ma soprattutto per lanciare messaggi di speranza a chi? Ai bambini abbandonati, a queste famiglie sfiduciate, e soprattutto quelle famiglie sterili, agli operatori, che anche non capiscono se devono continuare, per esempio, a specializzarsi, a formarsi sull'adozione internazionale, qualcuno lo ritiene inutile. E l'adozione internazionale può essere rilanciata. Certo, occorre una volontà politica, non solamente in casa nostra, in Italia, ma soprattutto a livello internazionale, ad iniziare dalle agenzie dell'ONU, dell'UNICEF, come dicevo prima. Ma noi qui, anche in casa nostra, possiamo iniziare e dare il buon esempio. L'Italia, d'altra parte, i numeri sono noti, anche tuttora è il secondo paese che adotta di più, ma in proporzione è il primo paese, perché se vediamo poi i numeri degli Stati Uniti rispetto ai nostri, con la popolazione, in realtà in proporzione noi siamo il primo paese, è sempre stato quello che ha portato il buon esempio. E qui ciascuno di chi crede nella bontà e nella esclusività dell'adozione internazionale può giocare la propria importante parte. AIBI ha elaborato un proprio documento, che è Adozione internazionale, natalità, proprio il tema, anche il titolo di questo convegno, per contribuire a questo dibattito con alcune proposte molto concrete ed attuali, impostate sul rilancio della natalità in Italia. Sembrerebbe quasi ridere, ma se vogliamo raggiungere l'obiettivo che è stato dichiarato agli Stati Generali di 500.000 minori nei prossimi anni, anche poche decine, poche centinaia, poche migliaia di adozioni internazionali possono effettivamente contribuire e sarebbero molto, molto significative. Ora non sto qui a illustrare il documento, perché altrimenti faremo il convegno solo su questo. Come ho detto, ci saranno altre indicazioni. Vado proprio per titoli, elencando alcuni titoli importanti e poi lasciando chiaramente al dibattito, perché oggi è riservato proprio a sentire le varie posizioni su questo importante tema. Alcuni titoli velocemente: la gratuità dell'adozione internazionale, poi credo che sentiremo dal dottor Starita anche delle novità a riguardo, ma noi insistiamo proprio sulla gratuità, soprattutto per gli incapienti, per coloro che non hanno reddito, che non possono portare nulla a detrazione. Noi proponiamo proprio un bonus da 15.000 euro, ma legato assolutamente al reddito di ogni famiglia. Il famoso passaggio, famoso perché da anni ormai che stiamo insistendo, dalla cultura della selezione della coppia a quella dell'accompagnamento, quindi non selezione ma formazione. Queste coppie ormai sono 3.000 all'anno su 1 milione, 2 milioni di coppie sterili, ma se una coppia sterile si avvia all'adozione internazionale, con tutto quello che abbiamo detto, in realtà è già una coppia idonea, all'idoneità del cuore, ma non sa che cos'è l'adozione internazionale, per cui non va ulteriormente selezionata, ma va accompagnata, va fatto vedere ciò che è di bello, che ciò di bene, ciò che è di brutto c'è nell'adozione internazionale, e poi sarà lei stessa a decidere se questa avventura può portarla avanti o non può portarla avanti, ma sarà una coppia che sarà comunque recuperata all'accoglienza. Non potrà magari fare l'adozione, ma potrà forse andare sull'affido, potrà forse andare per esempio sull'adozione a distanza, sul sostegno a distanza. È una famiglia accogliente perché si è scoperta accogliente nel cuore, per cui non selezione ma accompagnamento. Rendere perentorio, e poi qui sentiremo anche sulla domanda se è necessario riformare questa legge o applicarla. Io credo che sia necessario applicarla, perché c'è già tutto quasi.
rendere perentorio il termine dei 6 mesi previsto dall'attuale legge per ottenere l'idoneità, perché qui ormai è partito questo termine, ma la legge prevede 6 mesi dalla dichiarazione di disponibilità, 6 mesi e 15 giorni per la verità, all'ottenimento o meno dell'idoneità. 6 mesi passano solamente per presentare la dichiarazione di disponibilità, perché ci sono alcune realtà regionali che fanno dei corsi prima di permettere alla coppia di presentare. Qui si stima che quando va bene passa 1 anno e mezzo al posto dei 6 mesi. Uno dei nostri cavalli di battaglia è l'idoneità amministrativa, al posto dell'idoneità giudiziaria. L'Italia è rimasta con il Belgio l'unico paese in Europa ad avere ancora questo passaggio, che dal nostro punto di vista è totalmente inutile, che fa perdere un sacco di tempo, che porta un lavoro al Tribunale dei Minori, che tutto sommato hanno tante altre cose da fare. Vediamo il Tribunale addirittura che poi chiudono nei mesi estivi sul tema dell'adozione internazionale rimandando le coppie. Una bella idoneità amministrativa, proprio alla luce di quello che è il tema proprio dell'accompagnamento, non della selezione. Poi c'è un'importante opera anche di digitalizzazione e razionalizzazione del percorso adottivo. Siamo in piena epoca digitale e noi abbiamo ancora dei passaggi burocratici che sono legati veramente al periodo borbonico. E strutturare in modo particolare il post-abbandono. Ecco, lo chiamo post-abbandono, non post-adozione. L'adozione, quando la coppia adotta un bambino, è realizzata. Dobbiamo parlare del post-abbandono. L'adozione vive per sempre, non c'è un post-adozione. Io adotto mio figlio, questo figlio è adottato per tutta la mia vita, per tutta la sua vita. C'è il post-abbandono. Cioè noi dobbiamo accompagnare queste coppie, questi ragazzi sul loro post-abbandono, perché l'abbandono effettivamente non ci deve essere più. Se c'è ancora l'abbandono, allora vuol dire che c'è un problema. E qui non sarà d'accordo il dottor Starita, ma noi chiediamo proprio l'autorizzazione globale per gli enti autorizzati. Cioè ogni ente autorizzato, opportunamente verificato, scandagliato, analizzato in tutte le sue meandri, deve essere autorizzato a operare in qualsiasi paese. Cioè eliminare questo sistema dell'autorizzazione per paese, insomma invochiamo il sistema degli Stati Uniti. E poi una cosa importante, che qui per la quale ci stiamo battendo da anni, fa inserire l'adozione internazionale nella politica estera dell'Italia, quindi che sia proprio una tematica fondamentale dell'Italia, e allora ad ogni ambasciata, almeno in quelli dei paesi più importanti ai fini dell'adozione internazionale, chiediamo proprio un funzionario addetto all'adozione internazionale, che sia il punto di riferimento per le istituzioni italiane, per le coppie, che effettivamente ogni giorno possa svolgere questa azione istituzionale di raccordo con le autorità del paese di origine. Per cui sarebbe necessaria una riforma, piccola riforma tecnica dell'attuale legge, con un riconoscimento automatico della cittadinanza italiana, quindi riconoscimento automatico delle sentenze straniere. Questa è una cosa che fa molto arrabbiare i paesi d'origine, che non capiscono perché la loro sentenza non venga subito, sia necessaria, che sia validata da un'autorità straniera. Qui molti paesi, voi lo sapete, ormai hanno questo nella loro legislazione, questo riconoscimento automatico, che sarebbe importante. Poi un proliferare, addirittura esagerato, di accordi bilaterali, perché senza accordi bilaterali il paese non si lavora, e continuare il bel lavoro che sta facendo la CAI sulla cooperazione internazionale, quindi questi progetti di cooperazione internazionale che potrebbero fare anche gli altri, perché ricordo che la cooperazione internazionale, da parte dello Stato, non dà finanziamenti sulla tematica dei bambini, meno che mai sulla tematica dei bambini abbandonati, il problema dei caregiver. Ecco, la CAI da 2 anni, quest'anno poi avvertito che uscirà il terzo bando, sta investendo parecchio proprio su questi progetti di cooperazione che sono molto importanti per arrivare a quello che è l'obiettivo finale, cioè i bambini del limbo stop, se noi dovremmo arrivare a lavorare con le autorità per far dichiarare le famose dichiarazioni di disponibilità, e alcuni progetti proprio stanno lavorando in questo senso, che poi non è che tutti quanti debbano andare in adozione internazionale. Per esempio in Bolivia noi stiamo lavorando ormai da anni per dichiarare con le autorità straniere le dichiarazioni di adottabilità, e lì abbiamo promosso ben 3 associazioni di
i genitori locali che hanno avviato delle bellissime adozioni. Per cui, come noto, vengono avviate quando la Bolivia riaprirà l'adozione internazionale solamente quei minori che le coppie nazionali non vogliono. Infine, questo piano Mattei dell'Africa, di cui abbiamo sentito parlare, dovrebbe essere presentato in questo mese di ottobre, che ormai sta finendo, e qui assolutamente ci deve essere spazio per l'adozione internazionale, cioè va inserito assolutamente in questo piano Mattei l'adozione internazionale. E da ultimo, queste accoglienze innovative, non è la prima volta che ne parliamo, l'affido internazionale che deve essere importante per quanto riguarda soprattutto il problema dei minori stranieri non accompagnati, le vacanze produttive, che speriamo che un progetto sperimentale dovrebbe partire, la kafala che è rimasta nei cassetti, ormai ci sono paesi islamici, il Marocco innanzitutto, che vorrebbero firmare un accordo bilaterale con l'Italia per aprire questo tema importante di accoglienza, e infine anche un tema magari molto dibattuto, che è l'adozione in pancia, chiaramente per quei paesi in cui è normata legalmente, qui mi riferisco per esempio agli Stati Uniti. Ecco, questo potrebbe essere un modo molto importante per accogliere bambini non voluti. Chiudo ringraziandovi nuovamente e lanciando il nostro motto, che finché ci sarà un bambino abbandonato, perfino nel posto più recondito del mondo, l'adozione internazionale non può e non deve morire. Grazie. Grazie mille, Presidente. Ho soltanto alcune parole calde, insomma, da ricordare rispetto al suo intervento. Innanzitutto l'essere inguaribili ottimisti, proprio perché appunto lo si fa in nome dei bimbi abbandonati che vanno accolti. E per cui appunto essere figli, l'adozione internazionale diventa a un certo punto della loro vita la sola possibilità. Importantissimo da questo punto di vista, abbiamo detto, la politica estera, il piano Mattei, il tema dell'innovazione e tanto altro, per cui pian piano, insomma, speriamo che il paper di Ivy potrà veramente atterrare su delle politiche concrete, anche in collaborazione naturalmente con tutto il settore che di questo si occupa e sempre con le istituzioni. Puntualissimi nella nostra scaletta, a questo punto diamo la parola al direttore Francesco Belletti, Centro Internazionale Studi Famiglia. Lui è stato docente nell'Università Cattolica di Milano, già consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia e, lo ricordiamo con piacere, anche presidente in passato del Forum delle Associazioni Familiari. Grazie e benvenuto Francesco Belletti. Il crollo delle nascite e dall'adozione internazionale, leggo il titolo così da scolaretta e ascoltiamo poi lei, il ruolo delle famiglie italiane per una speranza di ripresa. A lei la parola e davvero grazie per questo incontro e per questo suo intervento. Prego. Io ringrazio voi, gli enti organizzatori, gli amici di Ivy, la provincia autonoma di Bolzano. È anche impressionante vedere quanto un radicamento locale dentro servizi territoriali di comunità, come il contesto provinciale di Bolzano, abbia a che fare con un tema così globale come l'abbandono dei bambini che ci ha appena raccontato Marco. Questo ci dice di una responsabilità diffusa che va dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alle intenzioni procreative della singola coppia nel nostro paese. Siamo tutti connessi, siamo tutti collegati, e questa grande sfida di accoglienza e di accompagnamento agli ultimi ci tocca un po' tutti, quindi per me è un onore poter intervenire su questo tema. Io farò un intervento sociologico e culturale, nel senso che non darò troppi numeri, e cercherò, perché il titolo che mi avete affidato è un titolo molto sfidante, perché mettere insieme la crisi della natalità e il tema dell'adozione, il tema dell'accoglienza, quindi mi sono preparato un po' di slide in modo da essere agevolato nell'ascolto della comunicazione. Chiedo poi a Marzia, se mi prolungo troppo, di darmi un segnale chiaro. Un tempo, quando non eravamo online, davamo i cioccolatini, poi adesso No, va bene, anche un richiamo verbale va benissimo, insomma. Okay. Provo a condividere lo schermo, quindi. Quindi, insomma, intanto voi lo vedete? Intanto, bene, sì. Va bene.
Allora, vediamo se andiamo avanti. Ecco, intanto la riflessione che si può fare sul tema natalità, sul tema accoglienza dei minori in difficoltà a livello nazionale, micro, macro, ha bisogno di una piccola premessa, cioè le scelte individuali delle famiglie, così come i destini dei sistemi nazionali e dei legami internazionali, dipendono molto anche da cose che non hanno a che fare con le scelte delle persone e con la famiglia in quanto tale. Cioè, ovviamente, far famiglia, mettere al mondo un figlio, accogliere un bambino abbandonato, dipende molto da almeno queste quattro direttrici oggi nella nostra società. Anche dall'intervento del presidente Griffini si capiva, il sistema giuridico regolativo fa una grande differenza, una percezione di grande complessità, di grande difficoltà organizzativa. È chiaro, il problema è delicato e complesso, non possono essere sufficienti regole semplici, cioè è ovvio che un po' di complessità ce la si porta dietro. Le garanzie rispetto all'affidabilità degli enti, le selezioni, i rapporti internazionali. Insomma, il sistema giuridico regolativo fa una bella differenza. Buone leggi aiutano, e buone procedure aiutano. E su questo, naturalmente, c'è un grande spazio. Però c'è anche una domanda radicale su che punto, in che posizione dell'agenda del sistema paese si colloca la questione bambini e la questione bambini abbandonati nel mondo? Sono due questioni entrambe abbastanza importanti, hanno a che fare con le regole, ma hanno a che fare anche con le priorità su cui si costruiscono le regole. Se il nostro paese se non riesce ad arrivare allo 0,7% del PIL sulla cooperazione internazionale, ovviamente questo vuol dire che questa è una priorità che viene tenuta subordinata rispetto ad altre esigenze. Ovvio poi che fare la legge di stabilità e tenere insieme il bilancio dello Stato è complicato, però insomma è un po' diverso. Un'altra questione è il sistema di welfare. Quanto una comunità, una collettività, un sistema paese vuole essere più o meno solidale nei confronti delle persone in difficoltà? Il sistema di welfare italiano è ben diverso da quello svedese, da quello statunitense. E anche questa opzione, accoglienza di bambini che non sono nati nel nostro territorio e che vivono a 10.000 km di distanza, è una scelta forte. Quindi non si dà per scontato. Oppure quale modello di welfare? Tutti i servizi pubblici o ampio spazio alla sussidiarietà, ai soggetti di terzo settore? Insomma, tutte queste opzioni si danno un po' per scontate. Noi, lavorando nel flusso delle procedure, del dibattito, diamo per scontato che il nostro abbia un forte orientamento sussidiario. Il sistema dell'adozione internazionale è virtuoso dal mio punto di vista proprio perché valorizza gli enti accreditati, cioè la capacità della società civile di diventare opera e servizio pubblico. Perché di questo si parla quando si ragiona sull'accoglienza dei bambini in Italia, sia per i bambini italiani che per i bambini stranieri. C'è una forte fiducia che la società civile esprima protezione esattamente alla pari da quella che sarebbe garantita dall'intervento pubblico. C'è un'alleanza, non c'è una contrapposizione, non c'è una ripartizione di compiti. Però anche questo non si può dare per scontato. Altra questione è il sistema economico. Quanto vale il destino di un bambino? Quanto vale la nascita di un bambino nel nostro paese? Noi sappiamo che una famiglia costa come una Ferrari, cioè ci vogliono 150-200 mila euro per tirare adulto un bambino. E la famiglia, nell'arco di 20-25 anni di vita, investe questo sulla cura di un bambino. E questo investimento economico della famiglia è riconosciuto dalle politiche pubbliche o è solamente un costo privato? Mettere al mondo un bambino ha un valore economicamente rilevante come sviluppo, come capacità di innovazione. Stiamo mettendo al mondo il nuovo Roberto Baggio, stiamo mettendo al mondo o stiamo accompagnando il nuovo Bill Gates, gente che cambia il mondo, oppure averlo o non averlo non fa nessuna differenza. Credo che su questo comunque ci sia anche una riflessione, anche su come si muovono i grandi interessi economici rispetto al tema. L'altro grande mondo è il sistema culturale. Certo, dipende, il futuro dell'adozione internazionale dipenderà molto anche dalla narrazione sui social media, sulle televisioni, sui giornali, quanto spazio viene dato, come viene raccontata, se vengono raccontati solo i fallimenti. Di solito la narrazione sulla famiglia è:
la casa che crolla è l'albero che cade, non la foresta che cresce. E quindi raccontare buone storie, dare buone notizie non è così complicato, non è così semplice. Però se ci fosse una buona, forte, aggressiva, positiva narrazione nei media, probabilmente anche le esperienze di accoglienza sarebbero valorizzate e rese più possibili. E l'ultima questione è il fatto, soprattutto parlando anche di relazioni internazionali, che il mondo è diventato globalizzato, interconnesso e anche molto virtuale. Si vive on life, cioè non c'è più un mondo digitale diverso rispetto al mondo in presenza. La nostra vita è totalmente intrecciata, la vita delle nuove generazioni, i flussi informativi, le prese di decisioni, e questo è forse più di quanto riusciamo a percepire consapevolmente. I confini dell'intelligenza artificiale, i confini anche dell'idea delle protesi per vivere. Oggi addirittura la gravidanza rischia di diventare un'esperienza protesica, un utero in affitto che potrebbe addirittura essere totalmente artificiale. Quindi, come dire, questo contatto dell'uomo, del postumano che vede anche il cyborg, cioè un uomo metà macchina, questa società digitale è una sfida rilevante che questa immagine evidenzia, ma questa stretta di mano potrebbe essere positiva, non è solo, è una grande sfida con possibilità positive o negative, non dobbiamo averne paura, ma non dobbiamo anche far finta che non ci sia. Allora, ragionando sul titolo per obbedire al compito, natalità e adozione internazionale, penso che il know-how sull'adozione internazionale sia molto più presente in AIBI e negli esperti che parleranno dopo. Io starò un po' di più su come è cambiata l'identità della famiglia rispetto a questo tema. Le famiglie sono cambiate in termini strutturali e in termini culturali, quindi ho usato l'espressione hardware e software. E molto spesso ci si concentra solo su uno di questi due aspetti. La struttura della popolazione italiana è cambiata radicalmente, quindi le scelte delle persone hanno generato famiglie diverse. Sicuramente possiamo dire siamo molto più vecchi, la natalità i bambini sono una specie in via di estinzione in Italia, perché questo crollo progressivo della natalità sta raggiungendo dimensioni quasi impensabili negli scenari che si potevano ipotizzare 20 anni fa. È come se fosse un obiettivo perseguito ferocemente, ma non è un obiettivo esplicito, è come dire un comportamento individuale che è diventato fatto sociale rilevante. Sotto i 400.000, anche le dinamiche migratorie caratterizzano il nostro paese, ci sono 5-6 milioni di persone che sono nate in altri paesi e che vivono stabilmente con noi, che fanno figli, che lavorano, che frequentano le nostre scuole. E un altro aspetto che è ripartito in questi ultimi 10-15 anni, le crescenti disuguaglianze socio-economiche. Ci eravamo illusi che il nostro paese garantisse una progressiva convergenza e solidarietà, e invece ci rendiamo conto che in questi ultimi anni i più ricchi sono diventati ancora più ricchi e il numero di poveri sta aumentando. Poveri, la definizione, la qualificazione della povertà è molto complicata, però certamente l'area del disagio, della sofferenza economica, relazionale, di marginalità sociale è diventata più rilevante. Quindi queste sono le famiglie con cui facciamo i conti. Un paese più vecchio, sempre meno bambini, sempre più meticcio e con grandi disuguaglianze. Nell'83 il 57% delle famiglie era con figli, nel 2023 il 34%. Le persone sole sono diventate il 33% delle famiglie. Questi sono pochi numeri, ma spiegano il cambiamento della struttura familiare. E anche questo, le previsioni dell'Istat dicono che rischiamo di perdere almeno 2 milioni di coppie con figli dal 2020 al 2040. E potremmo anche aggiungere che il 50% delle coppie con figli ha un solo figlio, il 40% ha due figli e il resto ha tre figli o più. Quindi c'è proprio il rinvio del primo figlio, la crescita del modello del figlio unico, costante diminuzione delle famiglie numerose. Molte coppie nascono con l'obiettivo di non avere figli. Sta crescendo, ci sono addirittura delle associazioni negli Stati Uniti che si chiamano Child Free, Childless, No Kidding. Insomma, un orizzonte che 20 anni fa era difficilmente immaginabile. Nel progetto di vita degli adulti
Per esempio, cresce molto anche un progetto di vita senza coppia o senza coppia in convivenza, persone che vanno a vivere da soli. Una volta si usciva da casa per sposarsi, oggi è molto più frequente che si esca da casa sempre più tardi, ma anche per andare a vivere da soli, per lungo periodo. E naturalmente il numero dei nati, qui pochi numeri, 1 milione nel 64 è l'anno picco del baby boom. 392 nel 2022, siamo ancora, le proiezioni sono preoccupanti. Un altro numero che non ho, che non c'è scritto nelle slide, ma che mi sento di darvi: 142.000 nati nel primo trimestre del 1943, 90.000 nati nel primo trimestre del 2023. Nel 1943 eravamo in piena guerra mondiale, quindi più del doppio di nati a fronte, in 3 mesi, rispetto alla nostra contemporaneità. Quindi forse il problema non è neanche il disagio e le condizioni socio-strutturali. Una delle principali cause del crollo della natalità è il ritardo nell'età del primo figlio. Quando anche uno decide di mettere al mondo un figlio, l'età media della madre del primo figlio è cresciuta in 30 anni da 27 a quasi 32. Quindi sono quasi 5 anni in più prima di mettere al mondo il primo figlio. Anche questo è un motivo per cui è difficile avere un figlio in più, perché si comincia molto tardi. E anche la segnalazione di Griffini sulla sterilità di coppia è anche legata al fatto che si comincia tardi anche rispetto all'età fertile della donna, che è molto più anticipata. In Europa siamo quelli con l'età media al primo figlio più alta. Romania e Bulgaria, che sono i più giovani, hanno un'età media di 27 oggi, quindi come eravamo messi noi nel 90. Sulle adozioni ho trovato il dato più recente, le domande di disponibilità, e sono 8.000 sull'adozione nazionale, e le adozioni, le sentenze sono veramente numeri molto bassi. Il che dice di una fatica oggettiva, di una criticità che è legata a molti punti, di cui anche il documento che è brevemente stato presentato da Griffini per l'adozione internazionale spiegano alcune delle questioni. Però di fatto siamo in una situazione complicata. E in Italia abbiamo quasi 30.000 minori fuori famiglia, metà sono in comunità, quindi sono in servizi residenziali non familiari, e l'altra metà sono in affidamento familiare o eterofamiliare o a parenti. Poi ci sono anche i minori stranieri non accompagnati nel nostro paese, è un altro piccolo grande problema. E anche su questo i numeri dell'accoglienza sono sempre un po' critici. Quindi, insomma, oggettivamente abbiamo a che fare. Ci sono delle variabili che sono più culturali, quindi il rinvio dell'uscita, la scelta di non andare a vivere in coppia. Anche la fortissima fragilità del legame di coppia, quindi moltissime famiglie con un solo genitore, prevalentemente donne con figli, ma anche uomini con figli, si fa sempre più un figlio in meno che non un figlio in più. Il dato interessante del nostro paese è che le intenzioni di natalità dei giovani sono superiori di almeno mezzo punto rispetto a quelli che vengono realmente accolti come figli nati. Quindi i giovani vorrebbero mettere al mondo mediamente 2 figli e riescono a mettere al mondo meno di uno e mezzo. Quindi neanche sui desideri espliciti si riesce a perseguire il progetto di natalità. Verrebbe da dire che l'Italia non è un paese per bambini. Anche la diminuzione della propensione alla natalità delle donne straniere è impressionante. 10-15 anni fa era 2,8 figli per donna, oggi è 2, meno di 2 per donna, quindi meno del tasso di sostituzione anche per le donne straniere. Quindi c'è un'emergenza, natalità, accoglienza dalla vita, che è molto importante nel nostro paese. Rispetto al tema della sterilità, ho cercato qualche dato. È stato difficile trovare dati affidabili in Italia e a livello internazionale. C'è una certa corrispondenza sul fatto che mancano le ricerche su certi temi.
L'unico dato che ho trovato è un'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'indagine sulle stime di infertilità a livello mondiale, che dà una stima di tra il 10 e il 15% di coppie con problemi di sterilità in età fertile, vuol dire una coppia su sei. Quindi i numeri che rappresentava Grifini, 1 milione, 2, 3 milioni, cioè sono realmente consistenti, sono adeguati. La cosa impressionante è che non c'è grande differenza, cioè c'è qualche differenza tra le aree geografiche, ma non c'è per esempio una grande differenza tra paesi ricchi e paesi poveri. Quindi un po' in tutto il mondo questo tema dell'infertilità è un dato reale, quindi potenzialmente la disponibilità a risolvere il problema dell'infertilità con un'accoglienza di bambini nati da altri potrebbe essere ragionevole come strategia generale, sia nei singoli paesi che nei paesi internazionali. Tra i mutamenti culturali di software, andrò un po' veloce, mi dispiace di essere affrettato, molti di questi temi meritano singoli convegni, però credo che ricordi anche uno scenario che è abbastanza presente alla consapevolezza, diffusa, non è che non se ne parli mai di questi temi, non pretendo di dire cose particolarmente innovative, però le vorrei mettere dentro in uno scenario. Insomma, intanto le nostre famiglie hanno legami intergenerazionali più complicati. C'è molta ma maggiore mobilità delle nuove generazioni. È più difficile imparare a fare famiglia dai propri genitori e dalle proprie storie familiari. Una volta i legami intergenerazionali erano un collante fortissimo e molto diffuso. Oggi sono molte le famiglie che si trovano scollegate dalle generazioni precedenti, quindi isolate. Le giovani coppie devono reinventare il diventare famiglia. Non imparano, da chi imparano a diventare genitori? C'è una privatizzazione delle scelte familiari, per cui ogni scelta della famiglia sembra un fatto totalmente privato, e questo è uno spazio di libertà, giustamente, e di verità. Insomma, non è che siamo una buona coppia perché ci siamo sposati, non è quel pezzo di carta che definisce la verità della relazione, ma dall'altro tutte le tue scelte sembrano sempre delle scelte private, di lusso, cioè anche mettere al mondo un figlio sembra una scelta di lusso, cioè è come, non è un'azione che ha anche una dimensione di responsabilità pubblica, un contributo al bene comune, un valore socialmente rilevante. Quindi la privatizzazione della vita familiare è un po' un dono avvelenato. È una libertà che rischia di essere anche un abbandono, una irrilevanza. In fondo la nostra Costituzione dice che riconosce la famiglia come società naturale, quindi che non è fondata dalla legge, però fondata sul matrimonio, quindi con un patto esplicito tra il progetto d'amore della coppia e il bene comune difeso dalla Costituzione. Il tema della genitorialità è stato radicalmente travolto dalla modernità e dalla postmodernità. Una volta era quasi impossibile parlare del diritto di un adulto al figlio. Oggi, invece, il diritto di un adulto di avere un figlio è ampiamente rappresentato nel dibattito pubblico. Io, personalmente, che comincio anche ad avere una certa età, i 40 anni della legge corrispondono ai 40 anni del mio matrimonio, quindi è evidente che ho vissuto un resto dell'idea che esiste il diritto del bambino ad avere un padre e una madre, ad avere una famiglia e anche ad avere qualcun altro che se ne occupi se non si riesce a trovare una famiglia, ma con questa graduazione. E gli adulti si vivono come un servizio alla libertà del figlio, non si vivono, il figlio non è un'estensione dell'autorealizzazione dell'adulto, ma questo è un tema ampiamente dibattuto, non dobbiamo dare per scontato che questo sia condiviso. Anche la libertà delle persone sembra vivere non di legami, ma di autonomia, e quindi se nella società non costruisco legami solidali, ma vedo gli altri come uno strumento, come un nemico, naturalmente la società sarà più sgranata, meno coesa. E chi educa ai legami prosociali? Dove si imparano i legami prosociali? Dove si praticano? E quindi insomma è difficile intervenire anche all'interno delle famiglie e poi alcune cose le avevo già anticipate, questa sfida bioetica del naturale e dell'artificiale nel mettere al mondo i figli è una grande opportunità anche per il tema natalità, emergenza natalità, obiettivo 500.000, però è anche una grande criticità perché ci sono delle conseguenze quando si mette le mani sulla vita.
tra le tante cose che meriterebbero di essere ricordate, dovremmo forse ricordare che la Danimarca sta perseguendo ferocemente l'obiettivo Down Zero, cioè non far nascere nessun bambino con la sindrome di Down, tramite lo screening prenatale genetico e quindi l'interruzione volontaria di gravidanza nel caso che si riscontri un handicap. Allora, questa è una società su cui qualche domanda non possiamo non farcela. E poi anche l'offerta, la capacità di accoglienza, di solidarietà tra le famiglie stanno crescendo e cambiando. Molte associazioni familiari sono in difficoltà, sono magari legate a rappresentanze e a linguaggi che le nuove generazioni non vivono, ma magari c'è anche qualcosa di nuovo che può nascere, che può svilupparsi. A questo punto, per cercare di capire qual è la cultura dell'accoglienza delle famiglie italiane, faccio riferimento a un'indagine che abbiamo fatto nel 2020 su 4.000 famiglie. È un campione statisticamente rappresentativo delle famiglie italiane. 4.000 è un campione molto solido, molto affidabile. Abbiamo fatto un'analisi che metteva insieme gli stili di vita, i valori, i legami interni della famiglia, la partecipazione alle associazioni e con un'analisi multivariata, quindi con un meccanismo, diciamo, un po' più complicato dell'incrocio tra due variabili, abbiamo individuato nelle famiglie italiane questi cinque modelli che adesso vi descrivo. Vi segnalo subito la tipologia famiglie aperte e prosociali, che è quella tipologia lì in mezzo, di cui fanno parte il 22% delle famiglie italiane che noi abbiamo interpellato. È un campione potenzialmente estensibile a tutta la famiglia. Diciamo che una famiglia su cinque farebbe riferimento a questa tipologia. I nomi sono nomi un po' stereotipati, cercano di dire quali sono gli stili di vita e gli stili valoriali delle famiglie in questi raggruppamenti. Il primo, che è il più numeroso, sono famiglie un po' del modello più consolidato nel nostro paese. Sono famiglie molto forti che hanno una forte connessione tra le generazioni. Il 27% delle famiglie è in questa tipologia. Sono famiglie che credono molto nel valore famiglia, sono famiglie che hanno un senso di appartenenza a una storia familiare molto forte. Sono famiglie che vedono i figli come un mandato generazionale, non come un'autorealizzazione, ma come il futuro che viene costruito. Sono famiglie più vecchie, sono persone con un livello, sono famiglie più tradizionali, potremmo dire. Sono famiglie con forte capitale sociale, che vuol dire sono molto coese al loro interno, ma sono anche molto partecipanti ad associazioni, allo scambio di aiuto tra famiglie, anche non parenti. E quindi sono, come dire, lo zoccolo duro dell'idea di famiglia che avevamo 20 anni fa, insomma, ed è ancora presente in modo significativo. C'è un'altra tipologia di famiglia forte, che è una famiglia tradizionalista, mi verrebbe da dire, più che tradizionale, che vede la famiglia come il valore assoluto, anche subordinando la felicità e l'autorealizzazione dei singoli membri a questa idea di famiglia da difendere sempre e comunque. Anche i figli in questo caso sono un po' subordinati al bene della famiglia. La famiglia non ha il compito di liberare, scatenare la libertà dei figli, ma tenerli dentro, per esempio, una trasmissione di un lavoro, una trasmissione di stili di comportamento, eccetera. Direi che sono le più tradizionaliste. Anche qui la famiglia è un valore forte, e sono molto presenti, in questo caso ancora anziani, in questo caso ancora con un livello di istruzione non particolarmente elevato, e il capitale sociale di queste famiglie è soprattutto interno, sono famiglie molto coese, sono famiglie un po' familiste, diciamola così, cioè che sono molto preoccupate dell'essere solidali all'interno, ma si occupano poco della comunità, della partecipazione sociale, eccetera. Queste famiglie, il 22%, sono invece famiglie che hanno una forte attenzione al solidale all'esterno. Cioè sono famiglie capaci di accoglienza, capaci di aprire i propri confini, capaci di interessarsi di quello che succede a livello comunitario. Sono famiglie di buon livello di istruzione.
hanno qualche tipologia di... Anche qui i figli, per esempio, sono un investimento sulla libertà del futuro dei figli e non un'esperienza di autorealizzazione. Queste, diciamo così, potrebbero essere il serbatoio solidaristico su cui poter fare affidamento per un realistico rilancio del valore dell'accoglienza all'interno delle nostre famiglie nel nostro paese. 22%, una famiglia su 5, non è proprio marginale. Le famiglie con figli in Italia sono una decina di milioni. Se potessimo contare davvero, se potessimo scatenare la disponibilità all'accoglienza di un paio di milioni di famiglie nel nostro paese, ne avremmo di capacità di solidarietà e di offerta di sostegno ai bambini in difficoltà nel nostro paese, ma anche ad altri, ovviamente, per esempio alle persone con disabilità, ai servizi di comunità. Però questo lo volevo segnalare. Un'altra tipologia molto più moderna, molto di famiglie più giovani, di famiglie molto istruite, è però quella che è tutta centrata sull'autorealizzazione. Sono famiglie in cui i legami sono meno importanti, sono famiglie di autorealizzazione, quindi stare con gli altri, un po' quella formula che in alcuni casi diventa anche living apart together, cioè quei progetti di coppia in cui si dice siamo in coppia, ma ci compriamo due appartamenti, magari sullo stesso pianerottolo, ma ognuno a casa sua. Siamo un progetto di coppia, potremmo addirittura avere dei figli, ma non necessariamente dentro una scommessa di condivisione totale di vita, una promessa completa, eccetera. È sicuramente una delle forme più emergenti. Anche qui la percentuale è minore rispetto alle famiglie tradizionali e solite che abbiamo visto prima, però un 18% di casi non è proprio una situazione marginale. Potremmo dire che è un pochino più futuribile questa forma familiare. Poi c'è una situazione che grazie al cielo è quella meno frequente, dico grazie al cielo perché li abbiamo definiti minimalisti, però un minimalismo valoriale, cioè sono famiglie, come dire, chiuse in se stesse, sono famiglie che non hanno un forte investimento sui legami, sulle relazioni, sono poco coese al proprio interno, sono poco attente al contesto sociale esterno, eccetera. Quindi, insomma, in sostanza, questa, diciamo, caratterizzazione ci dice che c'è un futuro familiare che non è necessariamente un futuro familiare solidaristico, ci dà anche qualche problematizzazione, cioè non basta dire famiglia per dire abbiamo un patrimonio di solidarietà già pronto. Ci sono. Mi sembra che queste tre anime del familiare siano molto interessanti da avere in mente. Quindi, in un certo senso, ci troviamo da un lato un 50% di famiglie che sono, come dire, solide e tradizionali. Io faccio fatica a usare la parola tradizionale perché viene utilizzata in genere nel discorso pubblico come una stigmatizzazione, come a dire la tradizione è una cosa passata perché dobbiamo adattarci al cambiamento. C'è una modalità di dire tradizionale che vuol dire famiglie che trasmettono, famiglie che sono nel gioco del ricambio delle generazioni. Famiglie che hanno una storia da raccontare in cui credono e che credono che possa essere utile anche alle nuove generazioni. E questa è una delle fragilità del familiare oggi, che non viene sostituito dalla società. Cioè è importante che le persone non si sentano in un eterno presente che non ha storia e che quindi fa fatica a pensare al futuro. Quindi questa dimensione del tradere, in senso latino, è una parola ambivalente che molto spesso viene utilizzata come negativo, ma qui ho usato il quasi tradizionale proprio per dire questo, cioè sono famiglie che sono solide perché hanno una storia, perché questo per esempio nei contesti metropolitani è molto meno rilevante, ma se si va nei piccoli paesi, nei piccoli centri del nostro paese, diventa un pochino più chiaro, un pochino più trasparente, cioè il radicamento in un territorio genera senso di appartenenza, senso di comunità, molto più che non nella tendenziale indifferenza e distanziamento che caratterizza i contesti metropolitani. Quindi c'è un ragionamento da fare su quante Italie ci siano, su quante famiglie ci possano essere nel nostro paese e su quanto la grande sfida dell'accogliere nuove vite o bambini in difficoltà
possa essere ragionevolmente intercettata dal corpo della popolazione. Come vedete, il mio intervento si limita a stare dentro il familiare, non dico niente su come costruire, su come ridefinire i sistemi. Il dibattito sulla riforma o non riforma della legge 184 è particolarmente intrigante, particolarmente sfidante, perché solleva un dubbio sul fatto che una legge fatta 40 anni fa possa essere ancora valida, se richiede un restyling, se richiede una rivoluzione, ed è un dibattito da fare. Io penso che di questo ci siano altre competenze che stamattina parleranno e che hanno già parlato molto più solide delle mie. A me interessava darvi qualche dritta sul che cosa intendiamo quando pensiamo alle famiglie come patrimonio di solidarietà, come risorsa potenziale, come titolari di un compito e di una responsabilità, perché non è così automatico che le famiglie italiane possano rispondere sì alla sfida che lanciava prima il presidente Griffini e che lancia l'adozione internazionale. Ma perché mi devo mettere in ballo per tutelare un bambino che vive dall'altra parte del mondo, io qui nel mio paese? Non è così automatico che la risposta sia perché vale la pena. Comunque, una famiglia, uno zoccolo duro di famiglie che resistono, le definirei così, dentro un orizzonte di valore famiglia solido, una famiglia quasi liquida, le ultime due tipologie, i minimalisti e i postmoderni, sono le famiglie che vengono raccontate soprattutto dai media, sono famiglie in cui i legami si fanno e si disfano. Com'è bello essere in una famiglia ricostituita in cui c'è una coppia di riferimento che ha dei partner precedenti, dei figli dalle coppie precedenti, i figli generati da questa coppia, una grande tribù, ci troviamo tutti a Natale, facciamo una grande festa che è familiare e comunitaria, queste sono le nuove famiglie. Allora, in questo, questa è una presenza ormai crescente nel nostro paese, non possiamo nasconderla, anzi, bisogna farci i conti, bisogna dare voce anche a questo, ma ovviamente immaginare che questa sia, come dire, una deriva che dentro cui le persone riescono a governare bene i loro progetti di vita, la loro capacità di accoglienza, il loro senso di progetto di persona e responsabilità pubblica, beh, questo meriterebbe qualche attenzione in più. Quindi, tra questi due estremi, una famiglia quasi gassificata, cioè neanche più liquida, cioè con relazioni sempre più difficili da tenere insieme, poco solide, e dall'altra parte una famiglia che ha una storia, che ha un radicamento addirittura quasi ideologico, la famiglia prima di tutto, in mezzo c'è questa tipologia di famiglie aperte e prosociali, che è aperta, che è pronta, che vede bene l'idea che fare la propria famiglia è anche generare bene comune, che è consapevole che nel suo essere famiglia ha anche un compito riguardo a chi non è nato in quella famiglia lì, riguardo a quello che vuol dire essere cittadini proattivi, cittadini responsabili. Allora, qui probabilmente c'è uno spazio di svelamento e anche uno spazio di formazione, di accompagnamento, di innesco. È una risorsa da scatenare, diciamola così, e forse anche una risorsa da raccontare meglio, a cui dare più spazio. In teoria, questo mondo del digitale per questo tipo di famiglie è una prateria aperta, una risorsa infinita. Ma quanto siamo capaci di rendere attive, interessanti le comunicazioni sui anche le comunicazioni sui social, che non dipendono da grandi centrali come riuscire ad arrivare a un telegiornale? Quanto riusciamo a fare una narrazione su questa capacità solidaristica della famiglia? In ogni caso, mi interessava sottolineare questi dati, che sono del 2020, quindi tra l'altro sono prima della pandemia, e quindi sono un po' anche curiosi, nel senso che potrebbe, dopo la pandemia, che cosa deve essere successo a tutte queste tipologie familiari. Per esempio, sappiamo che i ragazzi ne sono usciti molto peggio di quanto ci si poteva sperare, ma anche molti adulti probabilmente si portano dietro delle ferite dall'esperienza della pandemia. Quindi, insomma, però in ogni caso c'è una possibilità di immaginare che le famiglie italiane siano ancora, come ricordava Marco Griffini, potenzialmente leader nella testimonianza dell'accoglienza e anche nella capacità di accoglienza anche di fronte all'abbandono nel mondo. Tra l'altro, anche uno dei temi che secondo me sono da mantenere vivi in agenda
rimane proprio il tema della cooperazione in loco, cioè anche il fatto di partecipare a progetti di sviluppo, il fatto di essere anche nei paesi in via di sviluppo, il fatto di promuovere l'adozione nazionale insieme all'adozione internazionale, in modo, come raccontava anche il presidente Griffini prima, cioè come dire, non è che promuovere uno strumento significa dimenticare che c'è un'ampia gamma di strumenti, tutti indispensabili davanti a numeri dell'abbandono così grandi da far tremare i polsi, perché se si parla di 164 milioni, se anche fossero la metà, voglio dire, la situazione è oggettivamente una priorità di cui è giusto domandarsi: ma chi è che li sta custodendo? Chi è che li rappresenta nel discorso pubblico? Chi è che investe risorse pubbliche per mettere davvero mano? Io devo dire, ascoltando e pensando a questa riunione e vedendo le drammatiche situazioni della guerra in Gaza, c'è un'altra questione che lì è emersa. Molto spesso sono dei ragazzini le persone che fanno le cose più efferate. Molto spesso i bambini soldato sono stati i protagonisti dei peggiori crimini quando in condizioni di guerra, e sono di fatto le prime vittime, coloro a cui è stato messo un fucile in mano a 10 anni, coloro che sono stati allevati fin dalla culla nella logica dell'odio, nella logica della cancellazione del nemico che non è più persona ma obiettivo da abbattere. Anche questo sta dentro nella grandissima sofferenza dell'infanzia nel mondo, e andrebbe anche questo rappresentato. Un paio di slide conclusive. Insomma, quello che forse meriterebbe maggiore attenzione è l'idea che accogliere qualcuno fuori dal tuo circuito, che è in situazione di difficoltà, è una dimensione normale dell'esperienza familiare. A me rimane sempre in mente L'albero degli zoccoli, noto film ambientato nel Bergamasco, a fine 800, inizio 900, in cui la giovane coppia che va in viaggio di nozze a Milano torna con un bambino recuperato in un istituto e che loro portano a casa come primo regalo di nozze, insomma, rispetto a un pensiero per cui il figlio deve essere solo mio, deve essere quello generato da me, devo decidere il momento in cui mettere al mondo un figlio, quando sono pronto. Beh, lì era proprio la grande sorpresa, ma la grande apertura all'accoglienza di una giovane coppia. Tra l'altro erano ventenni sicuramente, non erano trentenni questi giovani contadini della Bergamasca. Come a dire, l'orizzonte dell'accoglienza è un fattore costitutivo indispensabile dell'essere famiglia. Mi verrebbe quasi da dire, bisognerebbe chiedere alle giovani coppie quando si preparano al matrimonio: ma avete mai pensato che in casa vostra, che la vostra coppia sarà migliore, vivrete meglio voi se sarete capaci di accogliere qualcuno? E quindi uscire un po' dalla claustrofobia dell'idea che la famiglia sta solamente nella costruzione del legame tra le due persone, o al massimo della responsabilità verso quelli che metti al mondo tu, ma che diventa inevitabilmente un pezzetto della microfibra relazionale di un paese. Cioè, in sostanza, la famiglia è dentro una rete, è dentro un sistema di relazioni di scambio, e probabilmente oggi in Italia, nel nostro paese, stanno crescendo anche forme nuove di accoglienza, di interscambio familiare. Qui il fatto che si comprano insieme alcune cose, il fatto che si va in co-housing, alcune esperienze di comunità, quelle 15.000 famiglie per esempio che fanno affidamento familiare, quel paio di migliaia di persone che riescono a fare ancora, ad aprirsi ancora all'adozione, tutte questioni che, se si guardano i grandi numeri, sono ancora sfidanti, ma dicono di una potenzialità e dicono di una sfida che è anche di narrazione, di promozione, di formazione, di sensibilizzazione. In fondo resta da vedere, leggo l'ultima slide, se i mutamenti strutturali e culturali del familiare nel nostro paese stanno rendendo sterile la famiglia, o se saranno in grado di alimentare un serbatoio di solidarietà e di umanizzazione. Perché
C'è una legge sociale per cui quello che non circola muore, per cui il Mar Morto e il Lago di Tiberiade usano la stessa acqua, il Giordano, ma il Mar Morto si chiama così perché non dà acqua a niente, perché l'acqua rimane lì. Mentre il Lago di Tiberiade è vivo perché riceve l'acqua, ma la restituisce ad altri. E così anche le famiglie. Le famiglie per rigenerarsi e per essere generative, devono esercitare e possono esercitare questa cittadinanza attiva in termini di apertura all'accoglienza, ai bisogni degli altri, alla comunità in cui vivono, non pensarsi isole, ma pensarsi dentro una comunità, almeno parte di un arcipelago, se non addirittura parte integrante di un territorio dentro cui circolano scambi, domande, bisogni, risorse da mettere in comune, eccetera. Quindi, in tutto questo, come dire, il crollo delle nascite, il contributo della disponibilità delle famiglie all'accoglienza, è come se fosse, secondo me, la parola contenitore. Cioè, il tema della natalità non è la priorità, il tema è: siamo ancora una società, sono ancora le nostre famiglie capaci di accogliere il nuovo, capaci di accogliere l'altro, capaci di accogliere il futuro con i bambini da mettere al mondo e con i bambini che hanno bisogno? Spero di aver dato, come dire, qualche criterio interpretativo e anche qualche indicazione ottimistica e di speranza, perché in fondo lo scenario è complicato, ma ci si può lavorare. Mi fermo. Grazie direttore, veramente di questa bellissima anche lezione, proprio devo dire che insomma tanti gli spunti, abbiamo preso tanti appunti, lo diciamo per chi da casa ci segue nell'on-life appunto, perché ormai non siamo più online, questo lo dobbiamo ricordare. Chi appunto volesse avere a disposizione i materiali può scrivere alla sede di Bolzano e quindi bolzano@aibi.it, aibi come ancora Imola, Bologna Imola, facciamo lo spelling.it, bolzano@aibi.it. In chat, tra l'altro, insomma, c'era qualche ospite che sottolineava l'importanza anche dell'idoneità di che devono ricevere le coppie perché naturalmente per accompagnare un bambino a tornare ad essere figlio è importante che ci siano coppie che comunque insomma siano capaci di avere questo tipo di diciamo approccio nei confronti della vita, di accogliere il nuovo, di accogliere l'altro e generare quindi un futuro differente rispetto a quello che era, diciamo, la visione anche tradizionale del passato. Abbiamo parlato di famiglie intergenerazionali, tradizionali, quasi tradizionali, famiglie LAT, living apart together, individualiste, postmoderne. Insomma, pensavo ci fossero, diciamo, tutte queste possibili categorizzazioni, anche se poi di categorie non stiamo parlando perché le sfumature sono tante. Importante che questo tema, dunque connesso all'adozione, venga geolocalizzato, no? Francesco nella premessa ce lo diceva nell'agenda governativa, dove ci collochiamo, insomma, come priorità, perché questo non diventi un dono avvelenato di una libertà che viene esercitata, ma senza poi avere, diciamo, gli strumenti abilitanti, perché l'accoglienza, l'adozione, come anche l'affido, insomma, tutti gli altri strumenti, sui minori non accompagnati si parlava anche prima, l'accoglienza comunque deve avere gli strumenti abilitanti perché possa camminare con delle gambe solide e non improvvisate. Titolarità quindi della responsabilità in capo alle persone e alle famiglie, ma anche tanta fiducia perché in questo spirito di tradere in senso positivo, dicevamo, si può cogliere anche nella crisi l'opportunità per rigenerare, quindi partendo anche da valori fondanti dell'accoglienza, dal valore fondante dell'accoglienza per rigenerare sia il tema della natalità che il tema della famiglia. Passiamo ora la parola alla dottoressa Cora Cavicchi, ispettrice dell'Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Bolzano, che sostituisce la dottoressa Carmen Plaseller, direttrice dell'Agenzia per la Famiglia, che si è infortunata, a cui arrivano tutti i nostri auguri. Grazie, grazie mille, io riporterò sicuramente i vostri auguri, grazie.
Quindi, dottoressa, grazie a lei la parola su come appunto la provincia di Bolzano è riuscita ad arginare o comunque insomma ad affrontare questo tema della denatalità e le best practice a sostegno della natalità. A lei la parola, grazie. Grazie mille, mi sentite bene? Sì? Ok, perfetto. Allora, io mi vorrei collegare a una parola che ho sentito ripetutamente questa mattina, una parola che mi piace molto, l'accoglienza. Allora, l'accoglienza c'è da dire che fa parte proprio forse del DNA della cultura dell'Alto Adige Sud Tirol, questa idea di accoglienza mettendo al centro le famiglie. Quindi l'Alto Adige da sempre si vuole porre, e lo sviluppo c'è ancora da fare, non è che siamo assolutamente arrivati, come un familyland. Questo concetto di familyland, cioè paese, terra delle famiglie, con particolare appunto tutela e attenzione alle famiglie con figli minorenni. Ecco, questo devo dire che è una base, secondo me, culturale che ci caratterizza. Detto questo, partirei con alcune, brevissimamente, con alcune evidenze tratte dal contesto demografico e economico anche, molto brevemente. Dunque, la provincia autonoma di Bolzano nel panorama nazionale si contraddistingue per alcuni primati riguardo alla demografia. E la crescita della popolazione nell'ultimo quarantennio era in costante crescita, anche maggiore rispetto al resto d'Italia. Questa crescita si è interrotta solo nel 2021, quando per la prima volta il tasso di natalità è stato di 9,5 nati vivi ogni 1.000 abitanti, e questo è il valore più basso dall'inizio delle registrazioni statistiche. Cioè, dopo un quarantennio si è interrotto un po' questo trend di crescita. Ancora nel 2019, per esempio, l'Alto Adige era ancora l'unica regione in Italia con più nascite che decessi. Se guardiamo la slide del tasso di fecondità, vediamo che comunque con fonte Istat 2022, sotto anche questo indicatore, comunque la provincia autonoma di Bolzano primeggia tuttora sul territorio nazionale per un tasso di fecondità più alto rispetto a quello medio italiano, no? Quindi Trentino-Alto Adige con 1,51, Italia in generale, vediamo nel grafico, è all'1,24. Ripeto, dati Istat del 2022. Su questo dato vorrei aggiungere che abbiamo anche la più alta incidenza di bambini in fascia di età 0-2 anni sulla popolazione residente, e abbiamo anche un'età media delle madri inferiore, cioè delle madri che arrivano al parto di età più giovane, insomma, con età inferiore. Inoltre, le famiglie residenti nella provincia autonoma di Bolzano sono mediamente più numerose rispetto alla media nazionale, ma in linea con il trend in atto nella società italiana, del resto d'Italia, stanno subendo una profonda trasformazione. Si riducono infatti le famiglie con figli, e tra queste si registra la crescita di famiglie monogenitoriali, prevalentemente con capo famiglia donna. Anche di questo noi, come Agenzia per la Famiglia di Bolzano, dobbiamo tenere conto nell'offerta che offriamo appunto alle famiglie, nel sostegno che vedremo dopo, offriamo nella tipologia di sostegni che offriamo alle famiglie. Un cenno sul contesto economico: in termini di benessere economico, le famiglie residenti dispongono del più elevato reddito pro capite, superiore alla media nazionale, dato anche un contesto del mercato del lavoro in buona salute, caratterizzato dal più basso tasso di disoccupazione d'Italia, sia complessivo sia giovanile, e da un elevato tasso di partecipazione al lavoro femminile. Ecco, questo era per dare una, senza entrare troppo nei dettagli, dare una prima panoramica, diciamo, della situazione demografica che ci troviamo ad affrontare.
Tra l'altro vi dico appunto con questa slide che quest'anno sono 10 anni, quindi compie 10 anni la legge provinciale di sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige, quindi è una data significativa. È stata la prima legge quadro, diciamo, organica in termini di politiche familiari nella nostra provincia e con essa si è costituita anche l'agenzia per cui lavoro, l'agenzia per la famiglia, che già dal nome, insomma, si fa capire che si pone come punto di riferimento per tanti e molteplici servizi alla famiglia, che curano la famiglia sia in modo diretto sia in modo indiretto. Poi nel 21 si è stato proprio anche enunciato il primo Familien Förder Plan, cioè piano di promozione per la famiglia con le linee guida per lo sviluppo e il sostegno delle famiglie da qui, dal 21 in avanti. Quindi un documento programmatico. Ecco. Non mi soffermerei sugli enti che abbiamo visto appunto brevemente, io rappresento appunto l'Agenzia per la Famiglia. Allora, quali sono i nostri pilastri? I pilastri dell'Agenzia per la Famiglia, ma anche appunto di questa legge del 2013, costitutiva delle politiche familiari, diciamo, degli ultimi 10 anni. Allora, sono tre i pilastri. Uno è il rafforzamento delle famiglie, inteso anche in senso precoce, tra virgolette. C'è un'educazione, un aiuto alla genitorialità, che poi vedremo meglio nel dettaglio. Genitorialità anche prima di arrivare al parto. Ecco, c'è da dire che tutti questi pilastri, questa è una premessa doverosa, si rivolgono non solo alle famiglie con figli, tra virgolette, naturali, ma a tutte le famiglie adottive e affidatarie a tempo pieno. Ecco. Quindi era già fatto tutto in un'ottica anche per le nuove famiglie, i nuovi, tra virgolette, figli, in senso delle adozioni. Dicevamo, il primo pilastro è il rafforzamento precoce delle famiglie, il secondo è conciliazione famiglia-lavoro. E il terzo racchiude un po' tutte quelle misure di sostegno economico, anche diretto alle famiglie, in denaro, ma non solo, ma anche in denaro. Sì. Ecco, andiamo avanti. Forse partirei dal sostegno economico, da quello che entra poi nelle tasche. Allora, abbiamo una varietà di sussidi, agevolazioni proprio di tipo economico che arrivano direttamente alle famiglie. E quando intendo famiglie, anche qui faccio la doverosa sottolineatura anche alle famiglie di figli adottivi e in affidamento full time. Dunque, qui ci sarebbe un mondo di cui parlare, l'ho detto anche con l'organizzazione, potremmo fare una cosa a parte, ad hoc, un approfondimento. Intanto, vi dico che questi assegni, che costituiscono, sono numeri molto importanti anche come fondi pubblici della nostra provincia, si differenziano in varie misure: assegno provinciale per i figli, assegni al nucleo familiare, assegni al nucleo familiare plus, più che altro per i padri che usufruiscono del congedo parentale, poi ci sono gli assegni statali, tipo l'assegno unico e il contributo per la copertura previdenziale dei periodi di cura ai figli. Ecco, diciamo che dando solo alcuni numeri dei primi due, cioè l'assegno provinciale per i figli e l'assegno provinciale al nucleo familiare, questi vengono erogati non direttamente dall'Agenzia per la Famiglia, ma dall'ASSE, che è sempre un ente della provincia, è l'Agenzia per il Sostegno e lo Sviluppo Economico. Ecco, dunque questi diciamo vengono erogati da questo ufficio. Do alcuni numeri così giusto per darvi un'idea, poi ci sarà modo, spero, un approfondimento in un'altra sede. Parliamo del 2022, sono stati beneficiati di questo assegno al nucleo familiare 14.986 nuclei familiari, per un importo di 33 milioni e 9. Invece l'assegno provinciale per i figli a carico, che dal 22 tra l'altro ha avuto un boom perché è stato tolto il limite del settimo anno di vita del figlio,
Ora una famiglia riceve l'assegno sino alla maggiore età del figlio e non più soltanto fino al compimento del settimo. Questo ha dato grandissimo impulso. Inoltre, sempre dal 1 luglio 2022 sono entrati in vigore i nuovi importi per l'assegno ai figli, quindi c'è stata una maggiorazione. Insomma, tutto questo porta nel 2022 ad avere una cifra quasi raddoppiata. Quindi, tra l'altro, io leggo una fonte più aggiornata ancora delle slide. E dopo andrò a correggere, l'importo del 22 di questo assegno provinciale per i figli equivale alla bellezza di 77 milioni e 8. Beneficiari sono stati 35.909 famiglie. Vi dico già che nel 23 supereremo sicuramente questa soglia dei 36.000 nuclei familiari percettori di questo assegno provinciale e questo sarà il numero più alto mai raggiunto, perché appunto sono cambiate varie cose, anche i nuovi criteri hanno previsto la valutazione in base alla situazione economica, non più della DURP ma dell'ISEE e più quegli altri aspetti che ho menzionato prima. Quindi, insomma, è un'espansione anche la rete di questi dei beneficiari e gli importi sono esplosi nel senso buono, sono moltiplicati. Questo è per dare un'idea dei sostegni economici. Ecco, oltre al sostegno diretto economico, ah no, torni pure, mi scusi, in quella immediatamente, ecco, vabbè, ti ho dato il bonus bolletta, altri aiuti durante il Covid, ma vi parlo anche della carta servizi che si chiama Euregio Family Pass, che non è solo un titolo di viaggio a prezzi più convenienti, scontati per andare nel trasporto pubblico urbano, ma con questa carta il genitore con bambino minorenne può usufruire di sconti, agevolazioni presso 370 attualmente partner vantaggi in tutto l'Alto Adige e circa 700 partner vantaggi che possono essere alberghi, panetterie, ottiche, insomma, in tutta la regione dell'Euregio, quindi anche andando per esempio ad Innsbruck o andando a Trento. Questa è una Euregio Family Pass, una carta euroregionale, appunto. Non è solo un titolo di viaggio, è come fosse sì, una carta servizi la chiamerei, oltre che titolo di viaggio per la mobilità pubblica pura dell'Alto Adige. Abbiamo introdotto nel 22 anche la carta nonni, quindi non più cioè oltre a quei 35.000 titolari che erano i genitori, no? Dei bambini minorenni, ora possono richiedere o usufruire dei vantaggi dell'Euregio Family Pass anche i nonni e hanno delle agevolazioni proprio anche riservate a loro. E adesso attualmente ne abbiamo 4.300 di carte nonni. Ok, riguardando il secondo pilastro delle nostre politiche familiari è la conciliabilità, ovvero la conciliazione tra famiglia e lavoro, e noi all'interno abbiamo il settore contributi dell'Agenzia per la Famiglia, eroghiamo contributi non direttamente in questo caso alle famiglie, ma agli enti privati, tra virgolette, quelle cooperative che si occupano di fornire assistenza alla prima infanzia. Ci concentriamo in questo caso nella fascia 0-3, dai 0 ai 3 anni compiuti. Quindi qui abbiamo una vasta rete di strutture che vanno dall'assistenza domiciliare all'infanzia, ovvero le Tagesmutter, alle KITAS, cioè microstrutture per l'infanzia, denominate KITAS. Io a volte dico delle parole anche in tedesco, spero che poi insomma, si capiscano e di chiarire il concetto. E poi abbiamo gli asili nido comunali, eccetera. Insomma, nel 22 abbiamo fornito assistenza. Abbiamo contribuito, ecco, all'assistenza di 5.274 bambini di fascia 0-3. Dopodiché un altro nostro servizio del nostro settore contributi è l'assistenza extrascolastica pomeridiana per bambini e ragazzi fino ai 15 anni, 18 se disabili. Allora, noi cosa facciamo? È il classico servizio di dopo scuola, aiuto compiti, se vogliamo chiamarlo. Però c'è sempre un progetto pedagogico qualificato e da noi approvato dietro a questa attività.
quindi di sussidio per le famiglie che lavorano e anno a anno, cioè vogliono comunque fornire un'assistenza qualificata fino a, mettiamo, al pomeriggio, dopo la scuola, ai propri figli. Fa parte dell'assistenza extrascolastica anche il discorso estate ragazzi, nel senso della assistenza durante l'estate e durante anche in periodi in cui non c'è la scuola, ad esempio il carnevale. Ecco, anche qui abbiamo contribuito all'assistenza di 8.000, o scusi, 80.000 bambini e ragazzi in tutti i comuni dell'Alto Adige nell'estate del 23 si sono realizzati appunto 500 progetti e abbiamo fornito, stanziato e fornito 17 milioni di euro. Quindi insomma sono cifre comunque significative e questo è il nostro modello di assistenza ai bambini a favore della conciliazione delle famiglie tra famiglia e lavoro. Andiamo anche nelle aziende con l'audit famiglia e lavoro. Proponiamo e supportiamo le aziende private, parlo del settore privato, in un percorso di certificazione con questo audit da noi sviluppato. Attualmente sono oltre 100 le aziende del settore privato in Alto Adige che hanno conseguito questo audit, questa certificazione. 2 anni fa è partito inoltre un progetto pilota che adesso si sta concretizzando e sviluppando di un altro audit che riguarda proprio i comuni come ente pubblico locale, ma anche come datore di lavoro verso loro stessi, verso i loro stessi dipendenti. Questo audit che si chiama Family Plus, Vivere la famiglia, e premia i comuni che mettono in atto politiche e misure a favore delle famiglie e dei bambini. E questo è un progetto in progress, insomma, da progetto pilota è diventato stabile all'interno della famiglia, dell'Agenzia per la Famiglia. Ecco, andiamo avanti. Sul lato cioè lasciato per ultimo, ma non meno importante, quello che dicevamo del rafforzamento precoce della famiglia, inteso come capacità educative, la vera formazione della famiglia. Noi anche qui diamo contributi a enti pubblici e privati che operano nell'ambito del Familienbildung, tradotto forse non proprio correttamente, però è difficile a volte trovare un corrispettivo, come formazione della famiglia, ma inteso più come educazione ad essere famiglia, ad essere genitori. Ecco, in questo ambito rientrano anche gli ELCI, che sono questi centri genitori bambini, e anche i gruppi gioco, che danno comunque un sostegno alle mamme, alle famiglie in genere, che possono anche lasciare lì per qualche ora, stando anche loro, se vogliono, in modo che i bambini interagiscano con altri bambini e le mamme con altre mamme, sempre in un'ottica di aiuto, di interscambio. Inoltre poi importantissimi sono i consultori familiari che noi finanziamo, consultori che vanno appunto dalle capacità genitoriali, cioè il sostegno a essere genitori, ma anche alle famiglie che si separano anche nella fase post, no? Divorzio, separazione, sempre mettendo al centro la tutela del minore. Ecco, andiamo avanti. Parlavamo di cultura dell'accoglienza. Allora, noi è già da anni però qui c'è una importante novità, che questa è la sede giusta per comunicare. Già da anni facevamo questa iniziativa del pacchetto, si chiama Willkommen Baby, benvenuto bebè. È proprio fisicamente uno zainetto, come lo vedete nella foto, con dentro degli asciugamani e anche dei Deplan su tutto quello che può interessare i neogenitori. E dall'anno scorso anche viene integrato dentro il baby packet, il Book Start, ecco il Book Start, che è un'iniziativa per avviare un po' alla lettura o comunque per aiutare i genitori a interfacciarsi con i bambini, raccontando favole, eccetera. E mettiamo dentro a questo zainetto anche dei libri, tutto gratis, e tutte le famiglie con bambini fino ai 18 mesi ricevevano e ricevono questo
zainetto, questo pacchetto baby, andando ai comuni del proprio paese, del proprio frazione, paese comune di residenza. E c'è da dire, la novità che mi preme comunicare in questa sede è che dal 24 questo pacchetto baby verrà fornito sempre gratuitamente anche ai bambini di nuova, proprio di nuovi arrivi, nel senso di nuova adozione o affidamento. Quindi arriva alle famiglie tramite il servizio adozioni. È stato fatto un accordo in questi mesi, fresco fresco, e quindi c'è questa bella novità. Dal 1 gennaio 2024 le famiglie affidatarie o adottive si potranno recare al servizio adozioni e verrà dato anche a loro questo zainetto con tutto il contenuto e addirittura anche retroattivamente alle famiglie che hanno adottato negli ultimi 3 anni. Alcuni numeri: nel 2022 sono stati consegnati oltre 4.000 zaini, pacchetti baby con dentro i libri, eccetera. Un'altra iniziativa sono le lettere ai genitori, che sono delle pubblicazioni, anche lì, che seguono i vari step di crescita del bambino, anche lì fornendo utili consigli. Questo è un po' anche per dare un segno tangibile di quella cultura dell'accoglienza, per essere terra di accoglienza verso le famiglie, terra delle famiglie che dicevo all'inizio. Ecco, questo un po' è il quadro. Poi potremmo sempre approfondire, ci sarebbe tanta carne al fuoco, però io direi che vi ringrazio e ho concluso per ora. Noi la ringraziamo davvero molto anche per, diciamo, riprendere per chi si fosse collegato da poco alcuni, diciamo, capisaldi, l'importanza, no? Anche, diciamo, di questa nuova, ma comunque, insomma, di questa realtà di donne capofamiglia di cui vi prendete particolarmente cura e attenzione. E i temi appunto dei sostegni che vanno dal sostegno economico molto importante e significativo, piuttosto che comunque insomma elementi anche di carattere diciamo di culturale se vogliamo o comunque diciamo di predisposizione ad una cultura dell'accoglienza come l'occasione anche di questo convegno che naturalmente rientrano anche un po' in quelle che sono le tematiche che il dottor Belletti di cui parlava prima il dottor Belletti, cioè la narrativa dell'accoglienza come della famiglia è bene che venga predisposta e venga raccontata anche quando ci sono buone notizie, non solo ed esclusivamente quando c'è una situazione di particolare difficoltà che purtroppo balza alle cronache. Noi stiamo per entrare in una seconda fase, ringraziando appunto i relatori finora intervenuti, e stiamo per entrare appunto nella tavola rotonda che è prevista in questa seconda parte dell'iniziativa odierna. La tavola rotonda ragiona in particolar modo sul tema legislativo, perché è vero che naturalmente è importante predisporre una buona cultura dell'accoglienza, prendere atto, diciamo, trarre dal passato al presente, prendere atto comunque delle trasformazioni che sono in corso, ma anche da un punto di vista legislativo, una riflessione opportuna è opportuno che vada fatta. La legge 184, come AIBI, anch'essa quest'anno compie 40 anni dell'83. Dunque, è una legge ancora diciamo viva, applicabile, sufficiente, oppure serve diciamo un cambiamento radicale o comunque aggiustamento della stessa per far fronte ad un rilancio significativo dell'adozione internazionale. Vado a presentare i nostri relatori, come li vedo appunto nel video. Intanto
Salutiamo il dottor Vincenzo Starita, vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali, che si è collegato appunto questa mattina ed è con noi insieme a Benno Baumgartner, presidente del Tribunale per i minorenni di Bolzano. Buongiorno a voi. Silvia Vidale, responsabile dei servizi per minori e famiglie dell'azienda Servizi Sociali di Bolzano, competente per le adozioni. Cristina Buda, referente equip provinciale sociosanitaria delle adozioni, servizio quindi territoriale del distretto di Rimini e distretto di Riccione. Cinzia Bernicchi, del coordinamento enti autorizzati LIAN, Life in Adoption Network, Angelo Vernillo, coordinamento EANET, enti autorizzati Network for Adoption. Avevamo previsto la partecipazione anche degli altri due coordinamenti, IRIS e Oltre l'Adozione, che per imprevisti non sono potuti intervenire, a loro vanno i nostri saluti. Ecco qui, ritroviamo appunto i relatori presenti e a questo punto la prima domanda, faremo diciamo dei brevi giri di tavolo, ma la prima domanda naturalmente seguendo anche l'ordine con cui vi ho chiamato è proprio quella rispetto alla quale secondo voi perché l'adozione sta attraversando oggi questa grave crisi e qual è dal vostro osservatorio naturalmente. Non so se il dottor Starita può intervenire direttamente oppure passiamo la parola al presidente Baumgartner. Immagino che il dottor Starita in questo momento sia impegnato. Presidente Baumgartner, intanto grazie e benvenuto. Passiamo direttamente la parola a lei e Buongiorno a apriamo questo tutti. momento di conversazione. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, le difficoltà per quello che io vedo non sono tanto, cioè sono anche forse giuridiche, ma più che altro le difficoltà per le famiglie di adottare sono pratiche, soprattutto nell'adozione internazionale. Sappiamo dei costi, sappiamo dei tempi molto lunghi che il percorso di adozione internazionale richiede, e anche poi l'esigenza che certi paesi esteri pongono di una presenza per più settimane in quel paese, che insomma nell'attuale ci sono anche tanti insomma, lavoratori autonomi, albergatori, possessori di ditte che appunto fanno difficoltà ad accettare questo, insomma, a organizzarsi di stare per un periodo prolungato all'estero. E poi certamente c'è l'età dei bambini che insomma, no, si sta da anni innalzando, e quindi su questo chiaramente l'equipe adozioni lavora, cerca di preparare, di sensibilizzare, ma ci sono insomma coppie che non, che questo fanno fatica ad accettarlo. Questo insomma un po' l'insieme delle difficoltà che io vedo nelle adozioni internazionali. Passo subito a proposte o mandiamo al secondo giro? No, io direi che a questo punto, diciamo sempre su questo argomento, vorrei sollecitare proprio il punto di vista della dottoressa Silvia Vidale, responsabile appunto dei servizi minori e famiglia dell'azienda Servizi Sociali Bolzano. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, io non posso far altro che, come dire, condividere quanto espresso dal presidente del nostro tribunale, nella misura in cui sicuramente rispetto alla disponibilità all'adozione internazionale, le coppie ritrovano quelle problematiche, quegli aspetti appunto critici che ci sono appena stati menzionati. Aggiungerei, se posso, dal punto di vista del nostro servizio, sicuramente anche come dire, una modifica dell'approccio delle persone, delle coppie all'adozione o comunque al tema dell'accoglienza. Nel senso che le coppie rispetto a 10 anni fa, quando
In qualche modo, insomma, mi sono avvicinata anche a questo tema, ho visto proprio una modifica anche dell'approccio, quindi coppie che, come è già stato detto, insomma, non vorrei tornare su questi temi, però in qualche modo confermiamo, quindi il fatto che comunque non è dato per scontato che intanto ci si sposi, per esempio, non è dato per scontato che tutti vogliono avere dei figli, non è dato per scontato più nulla. Quindi da questo punto di vista sicuramente l'adozione internazionale non è che si scontra, incontra direi più che altro delle difficoltà o delle condizioni, ecco, mi sovviene più il termine condizioni che crisi o difficoltà, proprio più rispetto a una modifica sostanziale anche dell'approccio personale, intimo, ma anche culturale al tema della famiglia. Una domanda che le coppie si fanno è anche quanto è sostenibile per noi fare famiglia adesso. E qui sicuramente la provincia di Bolzano in qualche modo, come ci è stato detto prima, da più punti di vista può sostenere, aiutare, ma non è solo quello l'aiuto, no? È anche una decisione molto più intima delle famiglie e delle coppie. Grazie, grazie mille, dottoressa Vidale, Cristina Buda. Sì, buongiorno, tanto Non grande. l'abbiamo sentita, ci scusi, forse stava salutando, però Adesso buongiorno. mi sentite? Sì. Ok, sì, buongiorno a tutti e grazie, ringrazio molto per l'invito. Ma dunque, intanto mi piace moltissimo, mi è piaciuto molto l'approccio di mettere insieme la tematica dell'accoglienza e della natalità. Perché è un po' anche la grossa domanda con cui approcciamo le coppie, cioè, qual è il desiderio preponderante. Allora, l'adozione tiene un po' insieme questi due aspetti, credo che questo titolo li riassuma benissimo, cioè la dimensione sociale, la dimensione della disponibilità all'accoglienza, ma c'è anche il desiderio di diventare famiglia, di diventare genitori e il bisogno dei bambini non solo di essere accolti, ma di diventare figli. Questo credo sia uno dei passaggi primari che le coppie devono fare. Allora, d'accordissimo con le cose che sono state dette, e io faccio, quindi non mi ripeto, faccio un po' riferimento a una variabile culturale che in questi anni abbiamo visto crescere, e a una variabile culturale che abbiamo visto crescere e cambiare. In particolare, quello che ci chiediamo è la provenienza, l'idea, la cultura di un popolo multiculturale, multietnico, che cosa invece ultimamente sta attraversando. Allora, la richiesta delle famiglie è sempre di più. Di andare verso paesi vicini dove l'etnia dei bambini si assomiglia alla nostra, a quella del corpo. Allora, le tematiche che le coppie portano sono chiaramente riferite alla difficoltà dei bambini di inserirsi. Questo però apre due problematiche importanti, che sono la capacità delle coppie di accompagnare, di dare strumenti ai bambini, di proteggerli e di aiutarli affinché loro sappiano aiutarsi nel loro percorso di vita. Altro tema, è vera questa cosa. Vedo leggermente, non so se sono soltanto io che vedo la dottoressa Buda, un po' frizzata, si Quindi dice. bambino come ti viene, sa? Vuole riprovare perché abbiamo perso le ultime due battute. Ah, non si è sentito? Da dov'è? Nulla. Si sente, diciamo, la variabile, abbiamo sentito parlare della variabile culturale, dopodiché, diciamo, è un po', di sottofondo fastidioso, se volesse ripetere qualche concetto rispetto a questo. Provo ad abbassare, così va meglio? Ho abbassato un po' il volume. Molto meglio, grazie, grazie mille, scusi, eh.
dunque, non so, la variabile culturale, vi dicevo, ci stiamo chiedendo come, cioè, di quale approccio ha adesso le coppie, la nostra popolazione rispetto appunto alla variabile culturale. Cioè, da un'immagine di 20 anni fa, io sono 20 anni che mi occupo di produzione, mi sentite bene adesso? Ecco, da un'immagine di un luogo accogliente, di un luogo multietnico, multirazziale, dove c'era la possibilità di espressione, le cose sono un po' diverse. Quindi la tendenza è quella di proteggere di considerare i bambini in pericolo perché hanno un'etnia diversa, quindi non sentirsi più come coppia, come genitori, la capacità di proteggere questi bambini e di offrire loro degli strumenti per poter affrontare nel mondo la loro origine, il loro essere le persone che sono. Perché un domani nella scuola saranno soli, nel gruppo dei pari saranno soli. Non ci saranno degli adulti che li proteggeranno, ma devono essere loro in grado di proteggersi da soli. Questo è un tema che negli ultimi anni è un tema ostico, è un tema a cui le coppie stesse ritengono sia un grosso scoglio. Quello che vi dicevo è che lo vediamo confermato perché il bambino di un'altra parte, un'altra etnia che ha fisicamente nel suo aspetto, porta la sua origine a un bambino che non ha riparo, cioè ha immediatamente un nome, o immigrato o all'età. Perché quindi, questo per dirvi che l'adozione internazionale è più difficile, sicuramente. Come l'adozione nazionale di bambini da parte di un criato, non mi ripeto, quindi sui tempi, sui costi e la sostenibilità della famiglia, vi porto insomma, questo tema culturale. Non so se può essere No, qualcosa che la vi ringraziamo davvero interessa. molto anche perché, insomma, ha messo a fuoco anche questo aspetto significativo. Darei la parola alla dottoressa Rita, vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali, riassumendo, soltanto brevemente un po' quelle che sono le parole calde venute fuori sin d'ora, la questione dei costi, dei tempi, delle lunghe permanenze, sui paesi, il cambiamento dell'approccio anche all'accoglienza, la problematica della sostenibilità della famiglia e la variabile, appunto, diceva la dottoressa Buda, ora culturale, perché si ha un po' paura del diverso, no? Se ho ben capito, dottoressa Buda, c'è un po' questo stigma, tra virgolette, delle adozioni, per cui tu porti, nei tuoi tratti fisici già la tua diversità e non ci sono coppie che si sentono in questo modo di essere adeguati a proteggere quello che diceva lei, bambino, nell'affrontare la diversità come ricchezza, perché c'è un mondo probabilmente un po' più ostile rispetto a 20 anni fa. Che questa diversità non la recepisce come ricchezza. Grazie, dottoressa Rita. Tra l'altro, prima si parlava appunto di adozione internazionale e di cooperazione. Ricordiamo, val bene la pena ricordare anche l'accordo, no, che c'è stato con il Ministero degli Affari Esteri sul tema della cooperazione, per cui tanto si sta facendo e tanto si sta prodigando. Lei dal 2020, insomma, è presente. Con questo ruolo c'è accanto, insomma, sta veramente lavorando tantissimo e assiduamente. E a lei la domanda che abbiamo fatto anche agli altri relatori ospiti, perché nonostante tanto lavoro da parte di tutti noi, l'adozione internazionale è in crisi in questo momento. Siamo al primo giro di tavolo. Prego. Accende il microfono. Un attimo solo. Allora, mi sentite adesso? Perfetto. Innanzitutto grazie per l'invito. Ormai io sono un abitué, insomma, partecipo ogni anno a questo interessantissimo convegno con tematiche sempre molto stimolanti che viene organizzato da AIBE, dalla provincia autonoma di Bolzano. Devo dire che
ascoltando la relazione precedente mi è venuta voglia di trascorrere la mia terza età, insomma, a Bolzano, perché veramente il sistema di welfare è talmente straordinariamente proattivo che veramente mi risulta difficile compararlo con la realtà che purtroppo si vedono in altre zone del nostro paese. Allora, la domanda è ovviamente una domanda estremamente complessa e se avessi una ricetta, una risposta, probabilmente la crisi del sistema delle adozioni internazionali in questi 3 anni di mia vicepresidenza sarebbe stata già completamente superata o almeno in parte archiviata. Io però voglio fare una considerazione di fondo che poi è la madre di tutte le domande che dobbiamo porci, cioè questa crisi è una crisi soltanto quantitativa, perché questo è il vero problema, che ci sia stata una riduzione progressiva dei numeri dal 2010 ad oggi e siamo continuamente in calo, è un dato, diciamo così, oggettivo ed è un dato che non è comune soltanto, non è tipico del nostro paese, questo noi lo dobbiamo dire, l'ha già rimarcato il presidente Griffini. Se noi guardiamo ai dati del 2021 e 2022 delle adozioni di uno dei paesi a noi più vicini, come paesi ovviamente di accoglienza, la Francia, ci troveremo che la Francia ha fatto, ve lo dico, nel 2022 232 adozioni, nel 2021 252, e anche lì oggi il sistema è completamente strutturato sulla base di enti autorizzati, non c'è più l'adozione fai da te che esisteva congiuntamente a quella tramite enti fino a qualche anno fa. Quindi è sicuramente un dato di carattere generale. Ma dicevo, l'offerta da parte dei paesi di origine dei minori si è ridotta da un punto di vista quantitativo? Ebbene, come ha detto il presidente Griffini, se noi guardiamo ai numeri enormi di bambini che vengono offerti a, diciamo così, al settore delle adozioni internazionali, la risposta è sicuramente negativa, cioè il numero è continuamente elevato e tende sempre di più ad aumentare, perché sono sempre di più i bambini abbandonati nel mondo. E quello che è cambiato, ed è cambiato enormemente, ed è cambiato progressivamente, è stata la qualità dell'offerta dei minori destinati all'adozione internazionale. Oggi noi abbiamo un panorama che è completamente diverso rispetto a 6, 7, 8 anni fa. Potremmo dire che il 2020, l'anno del Covid, ha rappresentato proprio l'anno chiaro, evidente della rottura tra due sistemi di adozione internazionale che, dati alla mano, posso dimostrarvi, stanno camminando a velocità completamente diverse. Perché che cosa è accaduto? È accaduto che per molti anni le domande rivolte da parte della maggioranza, sia chiaro, è un discorso legittimo, dei genitori adottivi, erano verso l'adozione internazionale, perché l'adozione internazionale era lo strumento che, a differenza dell'adozione nazionale, garantiva un numero elevato di minori in età prescolare. L'adozione nazionale, sappiamo, il nostro è un sistema estremamente garantista. Spesso, se non si tratta di bambini abbandonati dalle madri che hanno espresso l'indicazione di non essere riconosciute, e si arriva all'adozione dopo procedimenti di adottabilità che durano un bel po' di tempo normalmente, perché sono estremamente difficoltosi, perché la realtà non è mai bianco e nero, spesso ha tante sfumature di grigio, e quindi il giudice è tenuto a tutelare innanzitutto il diritto che ha il minore di vivere all'interno della famiglia di origine. E allora, di fronte a queste difficoltà, moltissime coppie si rivolgevano all'adozione internazionale. Adesso la situazione è cambiata, noi non lo possiamo negare, progressivamente è cambiata, perché oggi la maggior parte dei bambini che vengono adottati, più del 60%, ormai è un dato stabile, sono bambini portatori di bisogni speciali. Si tratta di bambini grandicelli, l'età media ormai supera quella prescolare, cioè andiamo incontro ai 6 anni e mezzo, 7 anni di età. Spesso e volentieri si tratta di fratrie, spesso l'offerta è addirittura di minori preadolescenti, se non addirittura adolescenti. Allora ecco, il nostro sistema purtroppo non è stato in grado
di seguire questo cambiamento qualitativo dell'offerta. Questo è il punto veramente nodale su cui dobbiamo riflettere. Cioè, noi abbiamo continuato per alcuni anni, diciamo così, a voltare le spalle di fronte a questa domanda. Ma dico noi perché intendo dire tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Non dobbiamo dimenticare che spesso e volentieri sono stati emanati nel periodo, negli anni immediatamente precedenti del Covid, decreti di idoneità, diciamo così, anche per coppie che avevano un'età, insomma, abbastanza avanzata per bambini di età inferiore a 6 anni. Tutto questo ha fatto sì che oggi noi abbiamo, come dicevo, un sistema che va a 2 velocità. Allora, ante Covid noi abbiamo circa 850-900 coppie che sono in attesa e sono coppie che, ripeto, si sono irrigidite spesso e volentieri rispetto alla speranza del minore che intendevano adottare in relazione al paese a cui hanno dato il mandato. Si tratta di mandati che oggettivamente oggi sono difficilmente, se non è addirittura impossibile realizzarli. Ed è una realtà che dobbiamo tenere presente. Molte coppie non sono disponibili a cambiare la loro la disponibilità rispetto alle condizioni del minore originariamente date. E poi abbiamo invece un periodo successivo al 2020 in cui forse anche per effetto, io dico, del trauma Covid, forse tutti ci siamo resi conto, tutti i soggetti istituzionali ci siamo resi conto che bisognava formare, perché tutto è un problema di formazione delle coppie, ma anche di autoformazione da parte di tutti coloro che ovviamente contribuiscono a realizzare l'iter adottivo. Dicevo, dobbiamo formare e formarci nel senso di comprendere che la disponibilità deve essere data con riferimento alla realtà dei minori che in questo momento quel paese può offrire. Faccio un esempio concreto. Noi abbiamo oggi, negli ultimi anni, la Colombia ha dato tanti minori al nostro paese, ha ripreso a darli, però negli incontri che io ho avuto con l'autorità centrale colombiana, i colombiani sono stati chiari. Noi diamo in adozione internazionale sempre di più bambini che sono portatori neanche di lievi ma di moderati problemi fisici, o bambini che sono preadolescenti o adolescenti, e quindi le coppie che vanno in Colombia devono sapere che questa è la tipologia di minori che oggi possono sperare di adottare. E allora che cosa è accaduto? Guardiamo i numeri. 2021-2022, le adozioni che sono iniziate nel 2021, circa 170, cioè un terzo delle domande che sono dei conferimenti degli incarichi che sono stati dati nel 2021, hanno concluso la procedura nel 2022, quindi con un lasso temporale estremamente ridotto. Parliamo di una media di poco superiore a 1 anno e 3, 1 anno e 4 mesi per ogni adozione. E allora il discorso, ecco, si fa particolarmente complesso. Oggi siamo tutti chiamati, io dico, a elaborare una nuova cultura di adozione. Dobbiamo essere chiari nei confronti delle coppie che si avvicinano a questo mondo, dobbiamo essere chiari nel dire che oggi si adotta questa tipologia dei minori. Sono convinto che se si fa un discorso chiaro in questo senso, che non dà adito a equivoci, probabilmente non raggiungeremo mai più i numeri delle magnifiche sorti e progressive del 2010-2011, però sono certo che andremo al di là nettamente dei numeri che oggi abbiamo. Perché io credo che ci sono tante coppie italiane che sono disponibili ad affrontare percorsi di adozione di questo tipo. Certo, non vanno lasciate sole, perché deve essere anche questo estremamente chiaro. Queste coppie sono coppie coraggiose, proprio nel senso etimologico del termine, proprio il coraggere, cioè l'agire con il cuore. Il cuore ha delle ragioni che alla mente non dice, cioè per cui ci sono tanti genitori che danno questa disponibilità, che vogliono affrontare queste adozioni, tra virgolette, sicuramente più difficili, perché
I bambini più grandicelli, come giustamente è stato detto prima, hanno una storia, un vissuto, hanno un trauma dell'abbandono molto forte, di cui sono a volte anche di più abbandoni, di cui sono estremamente consapevoli, hanno una radicalizzazione rispetto alle origini molto più forte. Quindi ci vuole una forte preparazione, questo sicuramente. Però dicevo, queste coppie non vanno lasciate sole. E qui si apre una serie di iniziative che noi abbiamo posto in essere in questi 2 anni e che porremo in essere ancora in maniera più massiva il prossimo anno. Ecco, se non c'è più una differenza qualitativa tra i minori che vengono presi in adozione nazionale e in adozione internazionale, allora la domanda di fondo deve essere ugualmente questa, cioè se è gratuita l'adozione nazionale, anche l'adozione internazionale deve tendere alla gratuità. Dice bene il presidente Griffin, è un impegno chiaro che noi abbiamo assunto, abbiamo progressivamente aumentato i rimborsi, siamo il paese che dà i rimborsi nettamente più elevati in tutto il mondo alle coppie che realizzano il sogno adottivo. Ve lo lasci dire. La Francia sicuramente è un sistema di welfare, tra virgolette, sicuramente superiore rispetto al nostro, la provincia di Bolzano fa eccezione ovviamente, ma è altrettanto vero che paesi come la Spagna, la Francia danno contributi veramente minimali come rimborsi alle coppie adottive. Noi non solo le abbiamo aumentate, ma lo scorso anno abbiamo inserito una novità importante, abbiamo previsto un contributo che è una tantum, quindi non rientra poi nei ragionamenti della detassazione, insomma, che sono abbastanza complessi anche da spiegare, e che sono contributi che vengono dati alle famiglie che hanno adottato minori di bisogni speciali. La nostra intenzione è quella innanzitutto di dare lo stesso contributo anche alle famiglie che hanno adottato nel periodo Covid, quindi nel 2020 e nel 2021, che hanno fatto domanda di rimborso in questi 2 anni, ma soprattutto abbiamo intenzione sensibilmente di aumentare per il prossimo anno i contributi da dare alle famiglie in maniera significativa. Cioè parliamo, la nostra intenzione, ovviamente Corte dei Conti permettendo, è quello, e se non ci ridurranno gli stanziamenti del fondo per le adozioni, ma io credo che non avverrà, è di aumentare di un ulteriore 20% questa. Pensate che le coppie che avranno, lo anticipo, questa è una novità assoluta, ma le coppie che adotteranno e che fanno parte della classe ISEE più bassa, quella di sotto dei 25.000 euro, l'anno prossimo avranno un rimborso per le procedure adottive superiori a 11.000 euro, a cui si aggiungeranno circa 3.500-3.800 per quelle che adotteranno, di contributo straordinario per quelle che adotteranno special needs. Però un'altra cosa abbiamo intenzione di fare. Vogliamo incentrarci fortemente a partire dal prossimo anno sulla formazione delle coppie. Questa è una tematica che deve essere centrale per il futuro delle adozioni. Dice bene il presidente Griffini che le coppie vanno accompagnate più che valutate, anche se io devo dire l'optimum dell'operato di chi fa i percorsi di formazione fa sì che le coppie da sole si rendano conto che forse non è il caso, se non sono adeguatamente preparate ad affrontare un percorso così complesso, abbandonano durante l'iter formativo. Però l'esperienza di giudice minorile mi insegna che non sempre questo è vero, cioè nel senso che io mi sono trovato coppie dinanzi a me che hanno, tra virgolette, in cui c'è stato un fallimento adottivo, che erano state dichiarate non idonee dal tribunale e poi avevano ottenuto l'idoneità in corte d'appello. Quindi non sempre, diciamo, in tutti c'è la capacità di comprendere fino a dove si è adeguatamente preparati ad affrontare percorsi così difficili. Quindi un controllo di carattere giurisdizionale deve continuare a esserci, poi possiamo discutere su come venga fatto, ma questo, se volete, ne parliamo dopo. Dicevo, noi vogliamo e ci stiamo impegnando con i raggruppamenti degli enti. Abbiamo avviato un tavolo in cui stiamo discutendo di come qualitativamente deve essere fatta da parte degli enti la formazione delle coppie che hanno conferito l'incarico. Perché è importante che nessun ente
rimanga indietro, cioè che tutti siano in grado di fornire degli standard qualitativi formativi adeguati, soprattutto in questo momento storico così delicato. Però vi è un ulteriore elemento che voglio aggiungere come iniziativa che la CAI intende perseguire già dal prossimo anno. Noi vogliamo sì che questi percorsi formativi siano pagati direttamente dalla Commissione Adozione Internazionale. Questo è importante perché sono una quota significativa della cosiddetta quota Italia, cioè delle spese che le coppie affrontano nella fase iniziale del loro percorso. Ecco, io ho insistito molto su questo e devo dire la ministra Roccella è stata ben felice, insomma, di accogliere questa mia proposta. Perché? Perché se noi vogliamo implementare una giusta cultura dell'adozione nel nostro paese, abbiamo anche il dovere di farci carico delle spese del percorso formativo delle coppie. Poi rimane il problema che dicevo all'inizio, cioè della doppia velocità, di un'infinità di coppie, circa 900, che sono ancora in attesa. Anche su quelle abbiamo intenzione di un intervento economico, anche in questo caso di un contributo straordinario, che possa aiutare queste coppie con l'intervento degli enti, di coloro che li hanno in carico in questo momento e quindi anche dei servizi territoriali, possano utilizzare questa somma che noi metteremo a disposizione per fare un ragionamento introspettivo anche, cioè dire con questi soldi, in base alle disponibilità che diamo, è il caso di proseguire il nostro percorso di adozione? Se sì, è opportuno rivolgerlo in un altro paese, eventualmente cambiando a un altro ente? Allora questi soldi saranno un contributo per queste coppie. Però io mi auguro anche che ci sia un esame di coscienza, cioè nel senso, lo dico, non vuole essere un disincentivo rispetto all'adozione, però vuole essere un invito appunto alla consapevolezza per quelle coppie che si renderanno conto che effettivamente per colpa di nessuno, ecco, diciamolo chiaramente, perché c'è questa tendenza a dare spesso e volentieri la responsabilità agli enti autorizzati, come se tutto quello che ha travolto il nostro mondo è di responsabilità esclusiva di chi opera all'estero. Non è così, lo sappiamo perfettamente. Quindi ragioniamo attentamente, se queste coppie si rendono conto che non è opportuno andare avanti il percorso adottivo, ecco, può essere anche un'occasione per fare questa analisi e per consentirci di guardare al futuro complessivamente tutti insieme, diciamo, con un approccio più realistico di quello che è. Poi un'ultima cosa, veramente chiudo questo intervento perché mi auguro di avere spazio anche dopo, ma c'è tantissimo da dire, come lei può facilmente immaginare, tutti i nostri ascoltatori sicuramente sanno. E perché io ho voluto riprendere così massivamente la cooperazione? L'anno prossimo ci sarà un bando ulteriore che avrà presupposti anche diversi, ma sicuramente un finanziamento molto importante. Perché vedete, io ho avuto un insegnamento di fondo dai miei genitori, ecco, parliamo di famiglia, parliamo di genitorialità. Allora, mio padre e mia madre, che erano dei semplici, mia madre era un insegnante di scuola elementare, morto giovanissimo, mio padre se n'è andato l'anno scorso mentre io ero in missione in America Latina, insomma è stato molto doloroso per me apprendere la notizia della sua dipartita, però mi insegnavano una cosa: prima di parlare dei tuoi diritti, guardati dentro e vedi se hai adempiuto fino in fondo ai tuoi doveri. Può sembrare un'impostazione kantiana, insomma, del modo di approcciare la vita, però ecco, io mi sono sempre chiesto, ma noi dobbiamo anche capire perché è mutata questa disponibilità così ampia all'adozione che tanti paesi hanno dato ai paesi di accoglienza, ai paesi occidentali. Allora, noi non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo preso un impegno, è un impegno su cui si fonda la Convenzione dell'AIA. Il principio di sussidiarietà non deve essere semplicemente affermato, e deve essere vissuto, deve essere reso attuale, concreto. Cioè, erano 10 anni che la CAI non finanziava progetti di cooperazione prima del 2020. Noi non possiamo presentarci presso i paesi di origine e dire che siamo pronti a fare le adozioni se prima non ci poniamo il problema di dar loro una mano concreta a migliorare le condizioni dell'infanzia.
gli enti hanno continuato a farlo con dei sacrifici nel corso di questi 10 anni. La Commissione non ha fatto nulla. Quando ho aperto la tavola rotonda del convegno che abbiamo tenuto a Quito nel mese di luglio, in cui la CAI ha invitato tutte le, è stata una cosa estremamente innovativa, la prima volta che accadeva che un'autorità centrale di un paese di accoglienza invitava intorno a un tavolo tutte le autorità centrali dei paesi di origine dei minori. Ebbene, io ho fatto questo discorso, ho detto: noi ci stiamo impegnando fortemente per aiutare la vostra infanzia ed è un atto doveroso da parte nostra. Voi impegnatevi fortemente a far sì che le procedure vostre interne non durino tempi illimitati e che tanti minori non rimangano fino alla maggiore età all'interno degli istituti. Non ve lo chiede Vincenzo Starita, ve lo chiede ciascuno di questi bambini che in questo momento è istituzionalizzato all'interno dei vostri paesi. Ecco, questo è il percorso verso cui dobbiamo necessariamente indirizzarci. Davvero grazie, dottor Starita. Intanto salutiamo anche la ministra Roccella che ha citato poc'anzi e nel passare appunto la parola al mondo degli enti autorizzati che lei ha citato, chiamo ad intervenire la dottoressa Cinzia Bernicchi per il coordinamento enti autorizzati LIAN Life in Adoption Network. Cinzia, allora, secondo LIAN, perché l'adozione internazionale è in crisi in questo momento? Qual è il vostro osservatorio e il vostro punto di vista? Prego. Grazie Marzia, buongiorno a tutti. Dopo questo lungo e interessante intervento del dottor Starita, difficile riprendere un po' tutti i punti di quello che pensavamo di dire rispetto al momento di grave crisi che sta attraversando l'adozione internazionale. Mi ero così segnata qualche punto che poi ho anche modificato nel corso della mattinata sentendo gli interventi che mi hanno preceduto, sia del dottor Belletti che di Cora, e devo dire che però al primo punto di questo momento di grave crisi di adozione internazionale io metterei che la politica veramente per anni se n'è disinteressata, e questo purtroppo è stato un problema molto importante che abbiamo vissuto tutti i bambini, tutte le famiglie e tutti gli enti autorizzati, perché non siamo stati in grado di continuare a mantenere dei rapporti che ci permettessero di avere poi un buon esito di quello che era la disponibilità delle coppie che ci avevano dato in carico. Certamente i bambini sono più grandi, i bambini sono diversi, i bambini frequentemente, come diceva il dottor Starito, ormai la percentuale è altissima, sono identificati come bambini con bisogni speciali, quindi più grandi o gruppi di fratelli o con significativi problemi sanitari, ma non è solo questo, è anche cambiata la situazione in diversi paesi del mondo che per scelte politiche loro vedono l'adozione internazionale come un fallimento del loro sistema di protezione dell'infanzia, e questo ha fatto sì nel tempo che diversi paesi abbiano ulteriormente ridimensionato il numero di bambini da segnalare per l'adozione internazionale e in molti casi addirittura arrivare alla chiusura, no? Abbiamo dei casi di paesi africani dove l'adozione internazionale da anni non è più una loro intenzione. Come diceva il presidente Griffini all'inizio, non è che i bambini non ce ne sono più. Ha fatto questo accenno alle neglected list che ci arrivano regolarmente dai vari paesi, sia che siano dell'Est Europa piuttosto che dell'America Latina, e vediamo quali numeri di bambini sono ancora in attesa di una famiglia. Certamente sono bambini grandi, sono bambini più problematici, ma noi tutti speriamo, ecco, di riuscire a trovare una famiglia che li accolga e che possa farli crescere il più serenamente possibile. È stato accennato al costo dell'adozione, ma abbiamo sentito con grande piacere che il dottor Starita ci ha raccontato quali passi si stanno facendo in questo senso, e addirittura ha riportato questo dato che si avvicina molto a quello che abbiamo sentito prima rispetto al tema della proposta sulla gratuità dell'adozione, no? Si parlava inizialmente di 15.000 euro, il dottor Starita
riportato che ci sarà, cioè, o perlomeno c'è questa intenzione, diciamo, di aumentare di un ulteriore 20% per i redditi inferiori ai 25.000 euro il rimborso, si potrebbe quindi arrivare a circa 11.000 euro di rimborso da parte dello Stato, al quale poi può essere aggiunto questo bonus extra per appunto l'alto numero di famiglie che accolgono bambini con bisogni speciali. Devo dire, questo è un grande passo in avanti. Forse non riusciremo, forse non sentiremo più parlare di adozione internazionale come di un modo di accoglienza esageratamente costoso, ecco, perché questo è quello che molte volte respiriamo in tutti gli incontri che facciamo. Sul tema della durata della procedura adottiva, anche qui sia i tempi in Italia per l'ottenimento del decreto dovrebbero essere resi perentori, come previsto dalla legge 184, sia i tempi di attesa che intercorrono tra la documentazione che viene inviata dagli enti autorizzati alle autorità straniere e il momento dell'abbinamento deve essere gestito in un'altra maniera. Perlomeno con un accompagnamento, l'abbiamo sentito anche in termini di formazione, che faccia sì che le coppie non si sentano sole e non vivano questo tempo come un tempo perso, ma un tempo per avvicinarsi ulteriormente all'accoglienza del proprio bambino. Ecco, qui mi fermerei, avrei anche io tante altre cose da dire, ma penso che le riapproceremo nelle domande successive. Sì, riprenderemo comunque il tema anche delle proposte nel secondo giro di tavolo. Vorrei dare la parola al dottor Vernillo di ENET. Eccoci qua, buongiorno e benvenuto, dottor Vernillo. Prego. Buongiorno, lei. Grazie a tutti dell'invito, ho ascoltato con molta attenzione. Non è mai facile intervenire per ultimi, ma ci proviamo. Io mi sono concentrato su due parole della domanda. La prima parola è perché e l'altra parola è crisi. Cioè, quello che viene chiesto con questa domanda è: quali sono i motivi che sono alla base della situazione attuale e cosa intendiamo per crisi? Se andiamo all'etimologia della parola, crisi vuol dire anche punto di svolta, passaggio, se andiamo al greco antico. E quindi questo è anche un momento di cambiamento da una situazione ad un'altra, ed è una situazione che sta cambiando da parecchio tempo a questa parte. Io sarò abbastanza, come dire, diretto nell'individuare quelle che sono, secondo me, degli errori che sono stati fatti in questi ultimi anni, perché ci siamo dimenticati, o qualcuno si è dimenticato, il motivo fondante per cui tutti quanti noi siamo qui quest'oggi e facciamo il lavoro che facciamo o facciamo le attività di volontariato che facciamo. L'ha detto Marco Griffini in apertura: noi siamo qui per quei bambini che esistono, che ci sono già, non per quei bambini che non ci sono, che nasceranno in svariate maniere, svariati modi più o meno condivisibili. Siamo qui per quei bambini che ci sono già in tutte le parti del mondo, Italia compresa, e che non possono avere quello che è una sorta di diritto sancito dalle convenzioni internazionali, dalla CRC, di avere una famiglia, di crescere in una famiglia che, se non è la famiglia di origine, deve essere una famiglia adottiva o sostitutiva. La convenzione dell'AIA parla in maniera molto chiara del principio di sussidiarietà. Noi ci siamo dimenticati che il principio di sussidiarietà vuol dire che la soluzione familiare definitiva è meglio di una soluzione temporanea familiare o di una soluzione definitiva in un istituto, anche forse nel paese di origine. Io credo che questa sia un controcircuito, l'ho detto anche al convegno a Quito, sia un cortocircuito importante, l'ha detto anche il dottor Starita prima. Non dobbiamo dimenticarci di quei bambini che sono negli istituti o sono in situazione di affidamento, che poi rientrano nel circuito dell'adozione quando hanno una certa età o perché hanno determinati problemi fisici, e allora vengono messi nel circuito dell'adozione internazionale, come se l'adozione internazionale fosse una sorta di welfare sanitario internazionale e non quella finalità fondamentale che è di dare una famiglia la migliore possibile ad un bambino di qualsiasi parte del mondo che ne sia privo. Quindi la prima responsabilità è la conferenza dell'AIA, la convenzione dell'AIA. Io in questi anni ho notato quasi un piacere nello stappare lo champagne, il prosecco o il Gewürztraminer
quando qualche paese chiudeva alle adozioni perché diceva: ah, noi non abbiamo più bisogno delle adozioni internazionali perché ci prendiamo cura noi dei nostri bambini che sono senza famiglia. Poi vai in quei paesi a fare i progetti di cooperazione e chi come me ci va e trova ancora, dopo 15-20 anni che fa questo lavoro, gli istituti pieni, o trova delle situazioni di affido familiare mascherato con dei contributi economici dati alle famiglie, dove la crescita umana e la relazione umana viene totalmente dimenticata. Ora, noi possiamo anche bearci dei numeri e dire il paese X non fa più adozioni perché... E poi invece andiamo a vedere la cosa concreta e la risposta a quei bambini noi non riusciamo a dargliela. Ed è questo che grida vendetta, dovrebbe gridare vendetta non solo in questo convegno, non solo nelle parole di Marco Griffini, non solo nei nostri enti o nei nostri servizi, ma dovrebbe gridare vendetta anche alla conferenza dell'AIA, dove invece andremo a festeggiare, tra virgolette, l'anniversario proprio quest'anno, in cui andremo a dire cosa? Che abbiamo risolto il problema dell'infanzia abbandonata con questa convenzione? Abbiamo migliorato il problema dell'infanzia abbandonata? O abbiamo fatto dell'altro perché le pressioni da parte di qualcuno o di qualche grande organizzazione internazionale andavano in una direzione diversa? Quindi la prima responsabilità o la prima riflessione alla base della crisi che io sottopongo è sicuramente questa. L'altra poi è relativa ad una questione del sistema Italia. Noi abbiamo da anni, e su questo bisogna dare atto al dottor Starita, che ha rimesso in moto tante cose e la commissione con lui ha ripreso a ragionare su alcuni temi, noi non abbiamo più promosso, al di là delle eccezioni ottime della provincia autonoma di Bolzano, che io amo e adoro anche per trascorsi familiari di origine austriaca, dico, non abbiamo più promosso la cultura dell'adozione. Abbiamo permesso che chi non lavora nell'adozione nazionale ed internazionale raccontasse l'adozione come un rapimento di bambini. Io mi ricordo le copertine dei magazine, dei settimanali, in cui c'era il bambino fotografato, ladri di bambini, e c'era un attacco a tutti gli enti autorizzati e a tutte le famiglie adottive. Come possiamo pensare che una coppia pensi e valuti al percorso adottivo quando la cultura intorno a sé condanna questa modalità di natalità, di genitorialità, perché è un elemento importante? E su questo abbiamo, come dire, taciuto e abbiamo accettato, invece di rivendicare, il valore fondamentale dell'accoglienza che ritengo ci debba accomunare tutti. Dopodiché c'è la questione sicuramente di una crisi economica generalizzata, e su questo gli interventi, i supporti delle province autonome, delle regioni, ultimamente anche della Commissione per l'adozione internazionale, stanno facendo sicuramente molto. E poi il grande problema che i servizi e anche il Presidente del Tribunale ha detto prima, del disallineamento che il dottor Starita fotografa, e lo vediamo anche chi lavora nel campo delle adozioni, lo vede plasticamente, il disallineamento tra la disponibilità, le aspettative e la disponibilità delle coppie aspiranti adottive, che non è più quella che trova una concordanza con la disponibilità dei bambini e delle bambine che sono adottabili nei paesi di origine. Che bambini e bambine che sono adottabili nei paesi di origine, come ho detto prima, anche con quel problema del fatto che tanti paesi stanno riducendo la quantità senza risolvere il problema, e poi immettono nel percorso adottivo dei bambini e delle bambine che sono difficilmente adottabili per motivi di salute o per motivi di età avanzata. Questo è però un lavoro che va fatto, e su questo molte cose si stanno facendo. La discrepanza, come diceva la dottor Starita prima, tra il pre-Covid e il post-Covid, di quelle coppie che sono state formate, preparate, accompagnate all'adozione prima del Covid, con un mondo che era totalmente diverso, e le coppie dopo, che invece vengono preparate all'adozione in maniera molto più centrata rispetto a quelle che sono le attività. Riteniamo che poi sia da fare anche una riflessione in termini di formazione non solo delle coppie, ma anche di tutti gli attori del tavolo a quattro gambe che l'attuale legge prevede, quindi enti autorizzati, tribunale per i minorenni, servizi e commissione, perché questo è un elemento essenziale perché si possa ragionare al passo coi tempi.
Questo è per quanto riguarda la prima domanda, poi sulle altre tornerò. Mi dispiace se sono stato abbastanza tranchant e diretto, non avrei saputo dire diversamente. Quelle il che confronto è leale, è importante essere diretti e schietti, per cui insomma da questo punto di vista è fondamentale fare dei ragionamenti, proprio perché a questo punto entriamo proprio nel giro della seconda domanda, perché abbiamo compreso che mettere una pietra sopra le adozioni non solo non si può, ma non vogliamo, quindi da questo punto di vista insomma la domanda è come affrontare e approcciare il rilancio dell'adozione in maniera sistemica, e ripercorrendo l'ordine diciamo degli interventi lo chiederei a Benno Baumgartner dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, ecco, non una pietra sopra ma un rilancio, come presidente dal suo osservatorio, prego. Ma allora tre aspetti, sì, il primo è ottimizzare quello che c'è, e in particolare credo che la tempistica sia essenziale. Non so quanto si riesce a fare presso i tribunali per minorenni, almeno da noi, o sono presso anche sotto l'equipe adozioni, perché molte relazioni che vengono depositate oltre i 4 mesi, addirittura oltre le proroghe, dipende poi dalle disponibilità delle coppie, no? Che spesso insomma, hanno anche loro i loro impegni, soprattutto in estate, quindi su questo sì, si può dire per legge sì, bisogna rendere obbligatori i tempi di valutazione, ma poi se la stessa coppia non c'è, è assente perché vanno in ferie, e oggi insomma no, il diritto delle ferie è sacro, e allora è inutile creare dei limiti troppo astrattamente, troppo stretti, che poi non si riescono a rispettare per volontà delle stesse coppie. Forse dove si può guadagnare più tempo è poi nella fase del con l'ente, queste rivalutazioni. Noi a Bolzano abbiamo cercato in più incontri di adeguare la valutazione che fa l'equipa adozione a quella che poi fanno gli enti autorizzati, di cui necessitano in relazione ai singoli paesi. Chiaro, poi ogni paese è diverso, fa richieste diverse, ma insomma più le valutazioni dell'equipe sono, diciamo, complete, meno forse deve fare l'ente. E poi magari si potrebbe provare a ottimizzare i tempi anche nei paesi insomma richiesti, proprio ponendo moltissima attenzione anche su questo aspetto, no? La mia impressione è che tantissimo si preme, si valuta, si investe sulla qualità della preparazione, ovviamente importantissimo, ma insomma anche la tempistica è un elemento centrale che va ottimizzato. L'altro mio pensiero è un po' questo, che la legge, no? La legge è ancora adeguata alla domanda. Mi chiedo, cioè penso che il requisito che non, sicuramente non è più adeguato è quello del matrimonio, dell'istituto del matrimonio. Cioè quello, chiaramente è importantissimo l'aspetto della stabilità della coppia, ma che questo debba essere sancito nell'istituto del matrimonio, che insomma, sappiamo tutti che meno di metà delle coppie in Italia che fanno figli sono sposati, e nel nord, da noi, ancora molto meno, eccetera. Quindi ancorare le adozioni nell'istituto, che non è più vissuto come fondante da tantissime coppie, insomma, è un retaggio del passato, no? E quindi una possibilità semplice sarebbe quella di dire ok, sostituiamolo con l'unione civile, e questo ci aprirebbe la possibilità anche alle coppie omosessuali, che insomma, siamo onesti, cioè come tribunale per i minorenni ci apriamo, e anche la legislazione, insomma, già nella tendenza della giurisprudenza quantomeno e della giurisprudenza sia italiana che quella della CEDU, è quella di equiparare sostanzialmente tramite l'istituto dell'adozione aperta le coppie omosessuali
coppie eterosessuali a consentire le adozioni, insomma, a stanare questa possibilità del, insomma, del rapporto dei bambini con l'altro genitore che non è il genitore biologico. E quindi su questo mi sembra proprio un tema che sarebbe assolutamente necessario. Non ci risolverà tutto, aumenterà di un pochino le coppie disponibili e in grado di accogliere minori. E poi, certo, c'è quell'aspetto di aprire la preparazione a, certamente a situazioni più complesse, così come in generale, insomma, anche no, l'adozione legittimante non è più, no, anche in base alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale, peraltro preceduta anche dalla giurisprudenza, non è più questo taglio netto, insomma, non c'è più, è possibile mantenere rapporti fra famiglia d'origine e minori, cioè bisogna un po' allargare l'orizzonte per le coppie nella fase preparatoria e anche in questo senso appunto di bambini più grandi, bambini con bisogni speciali, però anche qui c'è un limite perché insomma giustamente ogni coppia si pone i suoi limiti e non va assolutamente forzata, sennò poi creiamo i presupposti per i fallimenti adottivi che sono sicuramente peggio che la non adozione. E questi sono un po' i miei suggerimenti. Davvero grazie Presidente, anche perché insomma, si parla di fallimenti tra le altre cose, insomma, da questo punto di vista poi forse verrà affrontato magari anche dagli altri relatori, no? Cioè, sempre nella logica del sottolineare anche quanto, essendoci pure questo problema, però non è l'adozione sempre, diciamo, da abbinare al tema fallimento, e quindi il tema della narrativa torna di nuovo. E da questo punto di vista, proprio per non prendere tempo, siamo comunque nella tempistica giusta, lascerei comunque la parola alla dottoressa Vidale per il suo punto di vista, seguita poi da Cristina Buda. Prego. Il microfono, dottoressa, perché altrimenti dobbiamo leggere il labiale, è un po' complicato. Prego. Ecco, era troppo bello, andasse tutto bene subito. Allora, no, allora io cerco di sintetizzare i quattro punti che mi sono segnata, ma che in realtà sono anche un po' il lavoro e il contributo di tutta la nostra equip, insomma, del mio servizio. Allora, sicuramente a questa domanda rispondiamo con l'idea di rilanciare l'adozione internazionale con il giusto approccio anche da parte dei servizi. Quindi secondo noi va fatto anche un grande lavoro di riconsapevolezza dei servizi pubblici che si occupano dell'adozione, proprio in termini di con quale approccio noi ci avviciniamo alle famiglie e soprattutto con quale pensiero rispetto all'adozione e alle diverse forme di adozione. Perché sempre di più comunque i servizi si, come dire, incontrano diversi tipi di adozione, no? Le accennava prima il nostro presidente, ed effettivamente se guardiamo i nostri numeri, un terzo sono adozioni internazionali, ma tutto il resto delle coppie che seguiamo è un altro tipo di adozione. Noi poi portiamo un po' la voce della nostra realtà, quindi comunque siamo un'equipe specialistica che si occupa solo di adozioni. E questo permette comunque, integrata tra la figura dell'assistente sociale e dello psicologo. Questo cosa ci consente? Consente di essere e di avere dei collaboratori che lavorano solo ed esclusivamente a tempo pieno su questa tematica. E quindi questo snellisce il lavoro, lo snellisce tanto e concentra anche le competenze e la formazione degli operatori su questo specifico ambito.
Questo potrebbe, un'idea, una proposta, so che in molte realtà italiane l'organizzazione del servizio è diversa, quindi degli operatori sono impegnati parzialmente su questa tematica. La nostra esperienza invece è che avere un team, peraltro integrato nella quotidianità appunto tra sociale e sanitario, funziona davvero molto bene. È stata una scelta virtuosa della provincia che finanzia il nostro servizio, insomma. Un altro aspetto è la possibilità forse di incentivare quella che è la collaborazione con i centri di sterilità, nella misura in cui comunque si potrebbe anche in qualche modo pensare di collaborare in modo diverso, in nuove formule. Adesso noi, è un pensiero che così vi porto veramente come voce della mia equipe, perché pensiamo che quello è uno snodo, no? Dove prima si diceva che appunto quante coppie si fermano e provano e stanno fermi anni su questi temi, no? E quindi comunque in qualche modo forse intercettare lì anche il lavoro del servizio o insomma il lavoro in generale, proprio per prospettare altro. Un'altra cosa che forse potremmo portare e che rilanciamo è il tema della formazione, no? La formazione delle coppie assolutamente è un tema importante che va incentivato anche perché, riprendendo un po' quello che è stata anche l'introduzione, per noi accompagnare, formare e accompagnare le coppie non è un atto di valutazione. Come equipe l'abbiamo già sorpassata quell'idea. La nostra è una accompagnamento alla consapevolezza di che cos'è adottare oggi, e in virtù di questo, se noi questo passaggio lo facciamo precocemente con le famiglie, riusciamo ad intervenire anche precocemente sulle famiglie che magari poi arrivano all'adozione internazionale ma in realtà scoprono poi un po' tardi che quella non è la loro realtà o non è la loro esperienza o non è per loro. Quindi formare le coppie e accompagnarle nella valutazione come servizio pubblico, insomma, come servizio, diciamo, consente anche questo tipo di lavoro, secondo noi, ovvero dare la visione alle coppie di quella che è la realtà e la fotografia delle adozioni internazionali, affinché la loro scelta sia sempre più consapevole. Dove con questo non è solo una citazione o comunque una bella frase, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma dietro c'è veramente un mondo e un lavoro estremamente importante da praticare. Grazie, grazie davvero, Cristina Buda. Siamo dottoressa Buda? Sì, ecco, non vi sentivo più. Ecco, no, mi scuso se ho tardato a richiamare la sua attenzione, ma pensavo che mi avesse appunto sentito, forse era un mio problema di audio, chiedo scusa. Sì, sì, la parola a lei, prego. Sì, mi sentite bene? Sì, sì, bene, bene. Come prima? Beh, intanto volevo solo così aprire una piccola parentesi sull'immagine di questo convegno, che mi è piaciuta molto. Perché questa immagine della spinta, che forse può avere un po' come due significati, cioè l'adozione che ha bisogno, internazionale, che ha bisogno di una spinta, queste due figure, il bambino, il grande, ma anche proprio l'immagine dell'adozione come qualcosa che ci spinge al di là di noi. Fuori di noi, verso relazioni che si fanno uscire dal nostro io. Quindi credo che fondamentalmente la lezione sia questo, no? Spostare i nostri confini e avere uno stimolo che poi per ogni coppia è diverso, che ci faccia uscire dai nostri confini. Allora, questa legge assolutamente ce la teniamo, cioè, per quanto riguarda il percorso che abbiamo fatto in Emilia Romagna e per l'uso che ne facciamo e per come magari può essere utilizzata, riutilizzata e valorizzata.
Allora, noi nei gruppi di formazione questa legge la utilizziamo molto perché crediamo che poter fare riferimento a dei paletti legislativi all'interno di un percorso umano sia un qualcosa di eccezionale e molto formativo. E, allora, io ho isolato tre concetti che poi vabbè sono anche stati detti, quindi cerco di sottolinearli in modo veloce. E sono concetti che portiamo all'interno dei gruppi, perché definiscono indirettamente un piano di realtà che è uno dei superiori interessi del minore, che gli è stato citato. E questo aiuta le coppie a fare il passaggio dal mio bisogno di diventare padre e madre ai bisogni del bambino. Quindi, che cosa vuol dire capire il suo mondo? Il bambino diventa una prole. Questo già definisce un cambiamento di ottica da parte delle coppie. L'altro concetto è rispetto della storia soggettiva e culturale del bambino, che va oltre la correttezza, no? La correttezza che richiede l'esperienza umana del rispetto, che va oltre un'esperienza psichica del bisogno che un individuo di sintesi intera. Ma ha a che fare con un concetto che a me piace molto, di trasversalità della presenza. E credo che questa legge, pensando dell'AIA, sia stata l'ispiratrice di questo concetto, della trasversalità della presenza, che deve essere proprio della genitore della collettiva, che ci permette anche forse di rispondere alle domande che molti bambini portano, ma perché si permette proprio di un paese. Ma nel mio paese non c'era proprio nessuno che mi potesse tenere. Dottoressa, si avvicini di più al microfono perché non la sentiamo molto bene. Siccome sta dicendo cose importanti, insomma, sul tema dell'accoglienza, della trasversalità, cioè, sarebbe importante che si ascoltasse bene. Grazie. Parlo un po' più forte. Rimbomba, sì. Va bene così? No, va bene. Lei si avvicini così almeno diciamo riusciamo a scandire bene anche nel nostro orecchio. Grazie. Quindi, dicevo, del concetto della trasversalità dell'accoglienza, che ci suggerisce di dire alle coppie di poter rispondere ai loro figli quando chiedono ma perché siete venuti proprio nel mio paese o se perché nel mio paese non c'era proprio nessuno che mi potesse tenere. Perché il discorso che è stato fatto prima, molto interessante, sui paesi che valutano l'adozione come un fallimento del loro intervento e dall'altra parte c'è un vissuto del bambino simile, cioè non c'è stato uno stato padre, non c'è stata una cultura madre che ci ha tenuto ed è qualcosa che soprattutto nella crescita fa un po' vergognare, c'è un sentimento di vergogna. Allora, la trasversalità dell'adozione. Ci sono stati degli enti, c'è stato un processo, c'è stato un tribunale, c'è stata una concertazione di istituzioni che hanno cercato la famiglia giusta per te in tutto il mondo. Non so se mi spiego bene, però è un concetto che apre una prospettiva diversa alle coppie rispetto alla coerenza. E anche cosa significa diventare padre e madre nel momento in cui usciamo dai nostri confini, no? Dai nostri confini corporali anche. Perché il nostro corpo non ci ha dato la possibilità di, no? Di avere una genitorialità biologica. L'altro concetto che mi piace portare è un po' il concetto dell'obbligatorietà, per quanto magari questa parola possa essere poco simpatica. Però credo che ci indichi la strada, che è l'obbligatorietà dei requisiti che le coppie devono avere, cioè che persona devo essere per poter affrontare l'esperienza adottiva. E oltre all'obbligatorietà dei requisiti che devo avere, ma come risorsa, non intesa come valutazione, come diritto sul tuo essere persona, ma come risorsa che io poi avrò necessità di mettere in campo. L'altro di obbligatorietà che si presenta come un'immagine positiva alle coppie
riguarda l'intermediazione tra i soggetti istituzionali in campo, quindi la CAI, gli enti e i servizi. Questo che cosa ci permette di far passare le coppie? Che se io voglio adottare, devo assorbire assolutamente, devo fare il mio concetto di rete, perché è un concetto di rete che è già implicito nella legge, ma è un concetto di rete che anche io devo servire, devo fare il mio. E perché quella rete ha permesso che quel bambino andasse in adozione. Una rete familiare, sociale, amicale permetterà di crescere quel bambino. La famiglia sola non basta. Non si può essere soli per affrontare l'esperienza adottiva, come non ci può essere un solo ente che può affrontare il percorso adottivo. Concludo solo con questa citazione, che poi è stata fatta in un convegno organizzato dalla Regione Emilia Romagna, da uno psichiatra, Boris. Dunque, credo si dica Sirunic, però mi scuso per la pronuncia. Lui ha scritto un bellissimo libro che è autobiografia di uno spaventapasseri, un libro un po' datato, però rimane un manuale molto attuale. E lui dice che i bambini, anche se hanno subito gravi traumi, possono trovare un terreno fertile in cui rifiorire se nel loro cammino incontrano almeno una stella. Ecco, e lui si riferisce a genitori, insegnanti, educatori, amici. Ecco, mi piace pensare che la strada tracciata dalla nostra legislazione, con alcuni dei pochi concetti che ho citato, con tantissimi concetti che avete citato voi, ecco, che questa strada tracciata possa essere una delle stelle che indicano la via. Grazie davvero, dottoressa Budar. Ecco, chiediamo al dottor Starita, da questo punto di vista, insomma, abbiamo detto non mettiamo una pietra sopra, ma come affrontiamo in maniera sistemica, visto che sono stati poi richiamati tanti elementi, no? L'importanza di una politica attenta, costi, come lei stesso ci ha sottolineato, sempre più significativi, in un'ottica non di spesa, ma di investimento. E tra l'altro ha sottolineato con grande importanza il tema dell'awareness, cioè della consapevolezza. Queste, mi piace pensare che siano un po' borse di studio per un apprendimento permanente di queste coppie, che a una certa età, insomma, dicono benissimo, ma io dove mi posiziono, diciamo, in questo panorama dell'accoglienza? Oh, molto, molto, molto bello. E, si è parlato appunto dell'importanza della formazione, della rete, dell'interdisciplinarietà. Dal suo osservatorio, appunto, lei ha già parlato delle tante iniziative che la Commissione sta portando avanti, ma come affrontare, non solo come Commissione, ma dal suo punto di vista in maniera sistemica, questa spinta, questa altalena che quindi guarda oltre e porta ad affidare, per riprendere la parola del direttore Belletti, tradere, ma con coraggio, del cuore, verso il futuro e verso il presente, l'adozione internazionale. Prego, a lei. Io partirò con una citazione molto meno dotta della dottoressa Buda che mi ha preceduto, cioè il detto popolare napoletano, che io vi traduco, ma esiste, immagino, anche in altre regioni del nostro territorio, è che la gattina per andare di fretta fece i micetti cecati. Ecco, io quando sento parlare di modifiche legislative, di termini che diventano perentori, oppure di autorizzazioni generiche agli enti di operare in qualunque paese del mondo, devo dire la verità, rabbrividisco un tantinello, perché l'accelerazione va bene, è doverosa l'accelerazione. Ci sono anche progetti, uno di recente presentato alla Camera, che vanno in questa direzione. Però l'accelerazione deve avvenire, ma senza intaccare minimamente le garanzie che un sistema come il nostro, in una materia così delicata, deve assolutamente fornire. Noi non dobbiamo mai dimenticare che qui ci sono tanti interessi in gioco, ma l'unico diritto che è tutelato dal legislatore è quello del minore, che deve essere adottato, italiano o straniero che sia. E poi, in secondo luogo, non dobbiamo mai assolutamente dimenticare che l'adozione non è soltanto un fenomeno intimo, familiare, ma è un fenomeno sociale, che quindi come tale coinvolge tutti gli aspetti della comunità, e la comunità nel suo insieme
che deve realizzare il comus, cioè questo dono condiviso, e quindi essere pronta a realizzare l'accoglienza. E tutto questo appunto poi ci richiama al tradere, o se vogliamo anche a quello che lei diceva, all'educare, che poi etimologicamente è sempre il ducere, cioè l'accompagnare per mano, no? Tutti coloro che intervengono in un fenomeno così delicato. Ecco, io prima ho parlato di formazione. Non bisogna curare solo la formazione delle coppie. Quando parliamo di formazione deve essere una formazione generalizzata, cioè deve essere una formazione capillare, in grado di arrivare anche nelle zone più recondite del nostro paese, al piccolo operatore che è chiamato anche in situazioni di emergenza a mettersi insieme con altri dei paesi limitrofi, nei piani di zona del Cilento. Quando io ero giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno, quante volte sono andato a incontrare le coppie durante i percorsi di formazione e mi sono reso conto degli sforzi enormi che si realizzano con una fatica quotidiana che è inenarrabile. E allora ben venga, dicevo, una forma di accelerazione. Però vedete, poi parleremo delle modifiche eventuali di apportare o meno alla legge sulle adozioni. La legge sulle adozioni, come ha detto chi mi ha preceduto, si fondava e si fonda sul concetto di rete. Non si può prescindere da questo. Vede, noi abbiamo realtà dove tutto funziona perfettamente, dove le famiglie vengono accompagnate, dove il post-adozione, che è la battaglia vera per il futuro delle adozioni di ragazzi sempre più grandi, sempre più bisognosi ovviamente di intervento, dicevo, dove esistono delle equip adozioni che sono visibili anche proprio fisicamente, è facile rintracciarli sul territorio, è facile per le coppie sapere dove andare, a chi rivolgersi, perché io dico sempre, noi non dobbiamo essere ossessivi in questa azione di accompagnamento delle coppie, perché commetteremmo un errore a voler essere sempre presenti nella vita delle famiglie che hanno adottato, come se l'adozione fosse quasi, non voglio dire una patologia, ma comunque un fenomeno talmente a rischio perché noi dobbiamo essere sempre lì pronti a bussare alla porta. No, io la penso diversamente. Io credo che noi dobbiamo fare una buona cultura di base di adozione, dobbiamo accompagnare le coppie al momento dell'adozione e poi dobbiamo dire noi siamo qui, siamo pronti ad intervenire tutte le volte in cui avete bisogno, tutte le volte in cui... Perché una coppia ben formata, una coppia che comprende fino in fondo che tutta l'attività che viene svolta a suo favore non è un'attività di controllo su come sta andando l'adozione, ma è un servizio, nel senso proprio etimologico del termine. È un servizio che la collettività, la comunità mette a disposizione di quella determinata famiglia. Ecco, se noi riusciamo piano piano a realizzare tutto questo, certo, per realizzarlo, sia chiaro, ci vogliono interventi strutturali seri. Ripeto, quando parliamo di formazione, io ho detto che l'anno prossimo cercheremo di intervenire economicamente sulla formazione che fanno gli enti rispetto alle coppie che hanno conferito il mandato. Però noi non dobbiamo dimenticare che c'è una formazione iniziale che è importantissima, è fondamentale, perché è quella che determina poi effettivamente la volontà o meno di adottare, che si radica nella coppia che ha questa intenzione, e in quella fase che viene valutata l'idoneità o meno di una coppia. E allora pensare ad una formazione, diciamo così, che ha uno iato, cioè una prima fase in cui non entra tutto il mondo che invece caratterizza la seconda fase, come purtroppo ahimè accade proprio per l'incapacità di fare rete fin dal primo momento, fin dal percorso formativo in vaste zone del nostro territorio, è profondamente sbagliato. Cioè noi dobbiamo pensare anche, e questo sarà l'obiettivo, il piano di lavoro per gli anni a venire che la Commissione deve porsi, indipendentemente se il vicepresidente sarà il sottoscritto o un'altra persona, però io credo che bisogna fare degli accordi in seno di conferenza unificata, e la CAI deve intervenire se è necessario anche a finanziare questi percorsi formativi, però chiedendo una diffusione capillare di protocolli che tengono conto che la formazione è un unicum, in cui ci sia una partecipazione costante degli enti autorizzati, anche adeguatamente remunerata,
al percorso formativo fin dal primo momento in cui si avvia appunto la formazione. Discorso enti. Allora, sia chiaro, io non è che rabbrividisco rispetto a quello che dice il presidente Griffini, lui già ha anticipato il mio disaccordo, no, non è questo. Cioè io non è che penso che gli enti non debbano essere liberi di andare ad adottare dove ritengono, anche se quando poi si fa il parallelo con quello che accade negli Stati Uniti d'America, allora sì, rabbrividisco, perché oggi buona parte degli scandali che ci sono stati nel nostro settore delle adozioni internazionali, ahimè, guarda caso, vedono quasi sempre o spesso coinvolte le coppie americane, e anche questo forse è un interrogativo, dovrebbe farcelo venire. Ma dicevo, non è che rabbrividisco rispetto a quello. Quello che però dobbiamo pensare, se vogliamo ipotizzare un sistema di questo tipo, è che non è possibile che questo accada con un liberi tutti, con una oggettiva impossibilità della Commissione delle adozioni internazionali di esercitare un'adeguata vigilanza sull'attività degli enti. Fino a pochi anni fa erano 80, oggi sono quasi 50. Volete sapere quanti sono gli enti autorizzati in Francia? Sono meno di 20. E le ultime indicazioni, il bollettino recentissimo del MAI, dell'autorità centrale francese, ci dice che probabilmente diventeranno 12-13, e tutti questi enti operano in un numero di paesi che è nettamente inferiore alla ventina. Allora il sistema italiano è profondamente diverso. Se noi ammettessimo rebus sic stantibus che tutti gli enti sono liberi di avviare attività in ogni parte del paese, del mondo, ecco, noi potremmo trovarci di fronte, ahimè, ad un alto rischio che si possano realizzare procedure in paesi dove non si è vagliato attentamente, anche con l'ausilio della Commissione Adozione Internazionale, che quel paese ha delle forme di garanzia, rispetta in maniera profonda, adeguata i principi della Convenzione, innanzitutto dell'89 e poi quella dell'AIA. Ma con questo che cosa voglio dire? Non è un atto di sfiducia nei confronti degli enti che oggi lavorano e che lavorano egregiamente in vari paesi del mondo, ma è un dato realistico. Cioè la Commissione Adozione Internazionale, se esiste, deve esistere perché è prevista dall'autorità, l'autorità centrale è prevista dalla convenzione dell'AIA, ecco, deve avere anche una possibilità di vigilanza, deve avere una possibilità concreta di vigilanza, e diversamente non sarebbe possibile ovviamente qualora si desse un'assoluta libertà. Mi fermo perché non voglio sottrarre tantissimo tempo, poi se volete possiamo discutere anche sulle eventuali modifiche concrete rispetto alla fondamentale fiducia. Sì, Presidente, questa è la domanda che appunto poi riserveremo per il terzo e ultimo veloce giro di tavolo. Intanto passiamo la voce appunto a Cinzia Bernicchi e seguire Lian e poi seguire Angelo Vernillo e Annetto. Sì, riportandomi alla domanda se l'adozione può essere rilanciata o dobbiamo definitivamente dimenticarcela e mettere una pietra sopra. Certamente il pensiero di Lian è che il rilancio dell'adozione è possibile e bisogna trovare tutte le strade per poter far sì che questo avvenga. Mi riporto a una frase iniziale che ha detto il presidente Griffini, che diceva appunto che l'adozione internazionale è, tra virgolette, un problema per gli adulti, ma che il vero problema riguarda i bambini, se non ci fosse, perché solo per loro è l'unica strada per diventare figli. E questo dobbiamo sempre tenerlo molto a mente, no? Le coppie possono fare altri percorsi gratuiti, tra l'altro previsti dalla nostra normativa. Ma volevo riporre l'accento sulla cooperazione internazionale, no? Perché da questo punto di vista, per rilanciare l'adozione e non metterci quella famosa pietra sopra, la cooperazione può veramente fare molto. Può fare molto soprattutto se immaginiamo di realizzare dei progetti che tendano a far sì che i paesi di origine dei bambini siano in grado di procedere a fare atti di adottabilità per questi bambini in tempi umani, i tempi dei bambini,
non i tempi delle istituzioni. Questa è la grande differenza. Ecco che quindi la cooperazione internazionale, se la immaginiamo in quest'ottica, può veramente riportarci a quel principio di sussidiarietà che è alla base di quello che tutti noi vorremmo fare per tutti questi bambini che hanno bisogno di una famiglia. Certo, dovremmo fare degli interventi che vadano a toccare tutte le istituzioni di questi paesi, a partire dalla magistratura, a partire da autorità, da educatori, da servizi del territorio. Ed è in questa logica che speriamo che per il futuro venga fatto anche proprio un progetto da questo punto di vista, che vada a toccare tutti quei paesi che oggi non sono nelle condizioni di far sì che i bambini vengano resi adottabili. Un'altra cosa volevo dire, poi passo la parola a Angelo prima della terza domanda. Volevo riportare quello che il dottor Belletti aveva detto all'interno del suo intervento, quando parlava del tema della narrazione, no? E di come i fallimenti vengono spesso narrati, no? E se pensiamo a questa parola dei fallimenti adottivi, mi riporta un po' all'ultima ricerca presentata dalla Commissione Adozioni, dove di fatto, per fortuna, anche se ogni fallimento adottivo è una grave sconfitta per ognuno di noi, però ci è stato dimostrato da un punto di vista statistico con la ricerca fatta con l'Istituto degli Innocenti che i fallimenti adottivi, in particolare sul fronte dell'adozione internazionale, sono in termini percentuali ancora veramente molto contenuti, non arriviamo a dire nulli, però indubbiamente con una percentuale bassissima rispetto a questa grande enfasi che spesso nella narrazione, nei racconti, sulla stampa, piuttosto che in altre sedi, viene fatta su questa grande difficoltà che dobbiamo affrontare dei fallimenti adottivi. È stata anche spiegata molto bene che l'utilizzo dei termini ha un suo significato, no? Quando si parla di fallimento, quando si parla di allontanamento, quando si parla di reinserimento. Mentre tendenzialmente nell'opinione comune, e questo non avvicina le coppie all'adozione internazionale, si usa il termine fallimento per qualsiasi difficoltà o criticità una famiglia stia incontrando con il bambino che ha accolto. Questo è quello che volevo dire. Grazie. Grazie, dottor Vernillo, a lei. Grazie, io rischio di essere, un po' ripetitivo, ma riparto proprio dall'adozione internazionale. Può essere rilanciata o dobbiamo definitivamente metterci una pietra sopra? Il bisogno è quello dei bambini. Se i bambini hanno bisogno di una famiglia ancora in qualche parte del mondo, in Italia, allora l'adozione e l'adozione internazionale esiste, deve esistere e deve essere rilanciata. Non possiamo, se invece partiamo con una logica di ragionamento adultocentrico in cui dobbiamo ragionare se l'adozione internazionale è una risposta al mio bisogno di genitorialità, al mio desiderio di genitorialità, al mio, tra virgolette, diritto di genitorialità. Mi pare che sia il professor Belletti che il dottor Starita abbiano dato due spunti molto interessanti sul concetto di diritto e concetto di dovere, che io non vado a ripetere. Se invece andiamo a ragionare affrontando l'adozione internazionale partendo dal punto degli adulti, allora con tutte le cose che si stanno sentendo e sulla cercare di avvicinare i propri desideri alla realtà, allora forse l'adozione internazionale non ha più ragione di essere. Io invece ritengo che, siccome dobbiamo partire dai bambini ed è il loro diritto che va messo al primo posto sempre in ogni caso, se vogliamo continuare in un percorso, lo accennava anche il professor Belletti prima, se vogliamo continuare in un percorso etico-giuridico che la nostra società ha portato avanti e sta portando avanti, che è appunto quello del superiore interesse del minore, se vogliamo continuare in questa strada, se invece vogliamo percorrere altre strade, beh, io dico queste altre strade che io ed Eanet non siamo intenzionati a seguirle, perché per noi al centro c'è sempre e soltanto il bambino, per cui l'adozione internazionale va rilanciata. Noi su questo
abbiamo e sul nostro sito www.eanetlinietaado.it potete trovarlo, c'è agli atti un progetto di rilancio dell'adozione che si chiama Fenice. Tante cose sono state dette, tante cose si stanno cercando di fare. Alcune cose le dirò poi dopo nella domanda 3 in cui si parla appunto della legge attuale, perché poi alla fine la legge interpreta delle necessità, la legge diventa uno strumento per dare delle risposte. E anche la riflessione, il ragionamento sulla sufficienza o meno della legge attuale o sulle modifiche passa attraverso il ragionamento e la riflessione su questo, cioè di a che tipo di risposte, di diritti, di esigenze vogliamo dare riscontro come comunità, come paese, e a che tipo di diritto mettiamo prima, se quello dei genitori ad avere una famiglia o quello del bambino ad avere una famiglia. Ecco, in questi anni hanno parlato di adozione internazionale e si sono permessi di fare e dire tante cose, realtà, associazioni, gruppi e situazioni che con l'adozione non hanno mai avuto a che fare direttamente, mai un momento, insomma, non hanno mai. Ecco, e magari quegli enti autorizzati che anche per divisioni loro o per situazioni loro, che in questi anni hanno fatto più di 40.000 adozioni, cioè hanno trovato 40.000 famiglie, 40.000 bambini in giro per il mondo che non avevano questa possibilità, sono stati un po' timorosi perché hanno continuato a lavorare per questi bambini e non hanno difeso il valore dell'adozione. Io credo che sia da fare un ragionamento del valore dell'adozione in ottica di risposta e di tutela dell'infanzia. Se usciamo da questo ragionamento, allora siamo liberi tutti e va bene qualsiasi cosa. Tra l'altro, dottor Bernillo, lei mi richiama l'attenzione a uno studio che aveva fatto la conferenza dell'AIA tanti anni fa, adesso non ricordo di preciso l'anno, però sul tema proprio dei costi dell'adozione, dei denari, eccetera, e lì si parlava anche del valore della reputazione dell'adozione, che era, diciamo, un elemento molto, molto significativo e importante, per cui, diciamo, ecco, lo diciamo anche alla vicepresidente Starita, investire sulla reputazione dell'adozione è anche un altro elemento, una proposta, una pista di lavoro. Passiamo alla terza domanda, e un ringraziamento in realtà mi è dovuto, oltre che voluto, per la sede di Bolzano, Michela De Santi, perché vi ha preparato relatori illustri, ospiti benissimo, per cui io qui, insomma, richiamo soltanto, ma voi avete già anticipato, diciamo, questa terza domanda, che sarà proprio sul tema della legge, se è da tenere o da cambiare, e sempre nell'ordine con cui siete intervenuti. A questo punto chiederei a Benno Baumgartner di intervenire da questo punto di vista, sempre nel nostro percorso che si avvia verso le conclusioni. Prego, Presidente Baumgartner. Ecco, io rilancio la mia idea. Allora, se partiamo dal fatto che ci sono tanti bambini che hanno bisogno di una famiglia, io credo sia appunto importante ragionare su come aumentare la platea di coppie disponibili, no? E c'è una fetta della nostra società, una fetta di coppie disponibili che non sono eterosessuali, che non hanno, cioè che vogliono, insomma, vorrebbero avere dei bambini, e che quindi spesso sarebbero pronte all'adozione, non hanno da elaborare il lutto della infertilità, perché in base, insomma, di per sé non sono pronte a, non possono far figli, e se no con, cioè, delle donne con tecniche di inseminazione, ma insomma è diverso rispetto alle coppie eterosessuali, dove sempre il primo desiderio è quello della genitorialità naturale. E allora io penso che, no, dalle ricerche internazionali, nei paesi in cui esiste questa possibilità, emerge che non ci sono differenze, non si sono effetti sulla riuscita del progetto adottivo. No, gli elementi centrali sono la stabilità della coppia, la dedizione ai bambini, ma insomma il sesso dei genitori non è una variabile che influisce. E quindi mi rendo conto che chiaramente ci sono pochi paesi che poi accetterebbero coppie omosessuali, però ce ne sono, ed è comunque un segnale di civiltà,
insomma, di avvio, di contributo anche a livello internazionale, più paesi sono pronti, lo consentono, più poi altri paesi si porranno questa idea. E quindi appunto credo che qui basta pochissimo, cioè proprio la modifica della legge è semplicissima, basta sostituire la parola matrimonio con la parola unione civile e la cosa è fatta, no? E quindi ci consente insomma di aprire appunto un orizzonte nuovo, non risolutivo, però insomma un aumento comunque darebbe una spinta verso le adozioni internazionali. Grazie, grazie davvero Presidente. A seguire Silvia Vidale. Legge Knowledge, cambiamento, insomma, prego. No, io devo dire che anche su questo, insomma, siamo in linea con il nostro tribunale, nel senso che noi abbiamo come equipe fatto lo stesso pensiero. Abbiamo pensato a questa legge come a una legge che con un po' un vestito, virgolette, vecchio, nel senso che va un po' rivisto e modernizzato. E anche a noi il primo pensiero abbiamo avuto rispetto a questo criterio del matrimonio, che troviamo anche noi un po', insomma, vecchio, quantomeno, insomma, non così attuale. Mentre invece ci piacerebbe di più l'idea di aprire, come è stato appena detto, ad altre formule, a un pensiero della coppia che adotta più fluido e più, come dire, vicino ai tempi di oggi. Questo secondo noi, anche per noi, sarebbe, come dire, dare più possibilità a più bambini, ma ovviamente anche a più coppie. Vado un po' in breve perché insomma siamo in tanti e il tempo è un po' quello che è. Quindi rivedere i requisiti, ma anche forse aggiungere una parte come si diceva prima la collega Cristina, la legge dà anche, come dire, un ancoraggio alle coppie, mette dei paletti che è necessario a volte avere, forse anche rispetto a quello che è un percorso di post-adozione, no? Che è quello anche un po' che è meno strutturato nella legge. E forse anche questo si potrebbe rivedere nei termini di vedere l'opportunità di essere seguiti, e uso il termine seguiti in modo un po', forse non è propriamente il termine esatto, ma non me ne sovviene un altro, di essere accompagnati, ecco, dai servizi in un modo più strutturato anche dopo l'ingresso in famiglia dei bambini, non dandolo così solo, come dire, a libera scelta. Questo vediamo che secondo noi potrebbe essere anche quella parte che fa un po' calare l'ansia delle coppie, e quindi, come si dice, calare l'ansia fa emergere anche il buon senso, si dice. Quindi poi dare modo alle coppie di approcciarsi con il buon senso all'adozione. Grazie mille, Cristina Buda. Ha già, diciamo, toccato un pochino il tema della legge, però insomma sarebbe bello un approfondimento. Grazie. Sì, credo di essermi già espressa. Comunque io continuo a cavalcare così un po' l'onda della formazione, visto che insomma gli altri temi che ho condiviso sono stati già tutti ampiamente citati. E allora, la formazione, almeno insomma noi così la consideriamo un'esigenza, ma anche proprio un punto di partenza, insomma una spiaggia da cui partire. E, formazione agli operatori, noi veniamo da esperienze, da anni ricchissimi di formazione con la CAI, con gli enti, i servizi del tribunale, quelli organizzati dagli istituti tecnici, che sono stati luoghi poi di nascita anche di progetti molto importanti, ecco, di questo ne sentiamo la mancanza, ecco, di questi confronti così ravvicinati. E noi avvicini sempre al microfono, dottoressa, così la sentiamo bene. Mi scusi. E, allora, cito una piccola esperienza che stiamo facendo qui in Emilia Romagna, che ci vede insieme enti e servizi a collaborare sulla raccolta delle informazioni che scaturiscono dai corsi di preparazione.
Quindi abbiamo elaborato insieme una scheda in due servizi, una scheda abbastanza e approfondita, e sono una ventina di domande, quindi anche un lavoro che a fine corso ci fa lavorare. E sono domande che riguardano quelle che secondo i conduttori è stata l'esperienza del corso. Quindi le risposte stesse che le persone hanno portato in termini di emozioni, in termini di temi condivisi, in termini di domande fatte, in termini di richieste, e con lo sguardo sia del servizio che del mente. Ecco, credo che questa sia stata veramente una grande riuscita di collaborazione. Poi da qui può nascere tanto altro che vedremo in corso d'opera, no? Anche come utilizzare questo materiale. L'altra cosa, poi vi lascio la parola, è sempre rispetto alla formazione. Allora, c'è una formazione degli operatori, di tutti gli enti istituzionali coinvolti, e la formazione delle coppie. Prima si è parlato di cooperazione internazionale che può rilanciare l'adozione, perché i paesi possono fare molto in termini di tempi. Io sottolineo un'altra cosa, la formazione ai bambini. Lo metto così come ve lo dico, nel senso che no, non c'è un grandissimo pensiero dietro, c'è un'osservazione che viene fatta dai bambini arrivati, che arrivano nelle famiglie, che non sanno che cosa gli sta succedendo, che sono spaventati, che non capiscono, che hanno a volte anche proprio delle informazioni sbagliate su che cosa pensano gli stia capitando. Ecco, così ve la dico come l'abbiamo pensata da poco, e quindi non è un pensiero elaborato. Se è possibile pensare a come preparare i bambini anche con un investimento della CAI, come progetto di cooperazione. Ecco, i bambini che stanno andando in adozione. E qui il vicepresidente Sarita è sollecitato da più parti, perché insomma il tema della formazione poi naturalmente i paesi l'affrontano chiaramente insomma in maniera anche diversificata, in alcuni diciamo, più approfonditamente che in altri, però quando si parla di formazione ai bambini mi viene da pensare, questo è anche un altro tema, la formazione delle nuove generazioni che comunque insomma in Italia sarebbe fondamentale fossero predisposte, no, a questo tipo di accoglienza. All'interno appunto diciamo di una cornice di valori proprio nell'accogliere l'altro da sé, per cui sarebbe proprio fondamentale, per cui da una parte c'è poi tutto il tema insomma di sicuramente allargare la platea e la formazione delle nuove generazioni per far sì che la scelta adottiva possa essere una scelta e non l'ultima spiaggia è un tema, dall'altra quella di tirar fuori poi tutti i bambini dagli istituti che insomma purtroppo stanno vivendo questo dramma così profondo e senza una risposta adottiva, purtroppo molto spesso restano abbandonati senza il diritto di essere figli per tutta la vita. Vicepresidente, a lei appunto sul tema della legge, la Lei sua ha detto, riflessione. insomma, molto sensibile, che si collega a quello generale della cultura dell'adozione. Io dirò di più, cioè noi stiamo facendo uno sforzo in questo senso, addirittura indirizzato alla scuola, cioè noi abbiamo voluto le nuove linee guida, ed è stata una faticaccia, credetemi, non indifferente, insomma, per elaborarle. E soprattutto adesso partiremo a novembre con il percorso che abbiamo pensato, che sarà capillare, perché la nostra intenzione è quella di arrivare ai referenti regionali, ai docenti e ai ragazzi nelle scuole, anche con delle modalità di comunicazione adeguate ai ragazzi, perché secondo me la cultura dell'adozione, intesa come principio fondamentale di accoglienza, di vicinanza, quindi il diverso, il ragionamento che si faceva prima, deve partire fin da quando si è molto giovani, insomma, addirittura quando si è piccoli. Quindi è certo che
bisogna implementare in questa direzione la conoscenza, e soprattutto bisogna mettere in condizione poi quelle coppie molto giovani che hanno desiderio di adottare, in qualche modo di essere, tra virgolette, agevolato in questo percorso ad ostacoli che oggi è diventato il percorso di adozione internazionale. Voglio assicurare anche la dottoressa Buda che la CAI ovviamente ha ben presente la problematica connessa alla formazione, soprattutto alla preparazione all'adozione dei minori, nel momento in cui arrivano sempre più minori grandicelli. Questa è una tematica di confronto molto serrato con le autorità centrali dei vari paesi con cui abbiamo un dialogo. Lo anticipo, altra novità, a breve verranno intorno al 6-7 di novembre, abbiamo invitato le due autorità centrali dell'Ungheria e della Bulgaria a venire con noi proprio per attenzionare anche questi aspetti così delicati, perché la formazione dei minori all'adozione deve essere accompagnata con quella formazione e l'abbinamento che si fa in contemporanea da parte degli enti autorizzati. La nostra disponibilità di contribuire in qualche modo a un miglioramento di questa attività formativa verso i paesi di origine è sempre molto forte. Siamo in cantiere anche la realizzazione di un percorso formativo che verrà fatto direttamente in Vietnam, altra importante novità, a 50 operatori vietnamiti provenienti da tutto il Vietnam, in cui incentreremo moltissimo il nostro ragionamento e la nostra attività sulla fase formativa dei minori prossimi all'adozione. Veniamo alla risposta del quesito fondamentale. Allora, io faccio fatica a parlare male della legge sulle adozioni, perché ecco, secondo me è stata ed è un esempio di civiltà giuridica probabilmente inarrivabile. Pensate che se l'ha fatta 40 anni fa, un dato oggettivo: 40 anni fa c'erano circa 230.000 minori in Italia negli istituti. Gli ultimi dati del 2019 del Ministero del Lavoro indicano 28.000 i minori fuori famiglia, di cui la metà in affidamento familiare o eterofamiliare, e questi sono dati di un successo di una legge di civiltà straordinaria. Però certo, sono passati 40 anni, voglio dire, è l'ultima riforma strutturale del 2001, quindi sono altri 22 anni. È evidente che la società cambia, cambiano le idee che si possono avere di famiglia, che cosa è meglio per un bambino che deve essere adottato. E qui ovviamente ci sono delle opzioni che risentono inevitabilmente anche delle ideologie di fondo, e quindi sono scelte anche di natura politica, e su cui io non entro perché ovviamente in questo momento ho un ruolo abbastanza delicato, tecnico. E quindi io mi limito semplicemente a fare un attimo una valutazione tecnica della legge. L'ho detto prima. La legge era fatta talmente bene che la Corte Costituzionale è riuscita a intervenire, a interpretarla, spesso senza cambiarla, addirittura, come ha detto il Presidente poc'anzi, addirittura è arrivata a, in qualche modo, a, dopo la giurisprudenza di merito, a consentire una forma di adozione aperta nel nostro Paese. Poi c'è da chiedersi se si può avere un'adozione aperta anche per le adozioni internazionali. E lì entriamo in un argomento molto delicato e merita una riflessione a parte, e che pure nel momento in cui abbiamo ad adottare bambini grandicelli, degli interrogativi seri deve ovviamente porceli. Dicevo, era una legge, l'ho detto prima, che si fondava sulla rete, ma soprattutto io, quando tutte le volte che ho studiato la legge sull'adozione internazionale, ho sempre detto che è una legge che, se vogliamo plasticamente rappresentarla, è una fisarmonica, cioè nel senso che a una prima fase in cui tutto è gestito dai tribunali, con l'attività dei servizi, che è un'attività servente rispetto ai tribunali, una seconda fase che diventa completamente amministrativa con l'attività degli enti autorizzati all'estero e la vigilanza di un organo amministrativo, qual è la CAI, e una terza fase in cui si torna, in qualche modo, dopo l'autorizzazione ex articolo 32, ai tribunali che devono emettere il provvedimento di trascrizione, e poi si va in mano ai servizi che, in collaborazione con gli enti autorizzati, devono gestire la fase, come è stato detto, poco
diciamo, normata del post-adozione. Allora, un sistema a fisarmonica per poter funzionare almeno avrebbe richiesto, richiede oggi, viste le difficoltà concrete che noi ci troviamo ad affrontare, una cabina di regia unitaria. E purtroppo non c'è neanche questo, quindi tutto è dettato, ripeto, alla buona volontà e anche alle capacità soprattutto economiche che hanno i vari interlocutori di poter intervenire più o meno attivamente e in maniera positiva in un percorso di questo tipo. Dobbiamo chiederci come mai tanto tempo per avere il decreto di idoneità, come mai tanto tempo per poter completare una procedura di adozione all'estero. C'è la possibilità di accelerare questi aspetti procedurali? Innanzitutto io vi dico in tutta franchezza, la prima cosa, preoccupiamoci di non peggiorare quello che esiste, perché ci sono delle proposte che contengono aspetti migliorativi, ma contengono a mio giudizio anche aspetti peggiorativi. L'ho evidenziato, ad esempio portare l'età a 50 anni può diventare un grosso problema per l'adozione internazionale, perché sapete che in tanti paesi adozioni non sarebbero possibili, soprattutto queste coppie, semmai desiderano, coppie che possono essere composte coniuge 50 e un altro 60, semmai desiderano adottare bambini molto piccoli. Se si avanza con il limite di età, sono ovviamente domande più che legittime, però avrebbero poi ostacoli molto seri e riprodurremmo quell'effetto aiuto di cui vi ho parlato delle coppie pre-Covid. Quindi facciamo attenzione innanzitutto a non peggiorarla la legge. Dicevo, forse è arrivato il momento in cui qualche interrogativo, per esempio, dobbiamo porcelo. Sia chiaro, io sono un magistrato, quindi so perfettamente l'importanza che ha la prima fase, quindi la garanzia di un controllo giurisdizionale. Dobbiamo però chiederci se a distanza di 40 anni questa rigidità non sia un po' anacronistica, cioè in questo senso che si potrebbe pensare a un meccanismo diverso, l'ha detto il presidente Griffini, quasi tutti gli altri paesi prevedono un iter formativo e tra virgolette valutativo di tipo amministrativo, a cui si potrebbe accompagnare una possibilità, in caso di rigetto, di un controllo soltanto in una fase successiva di carattere giurisdizionale. Potremmo fare un parallelo con quello che accade per altri diritti fondamentali, come il diritto alle prestazioni sociali, spesso di carattere sanitario, no? Sono le commissioni amministrative presso l'INPS che fanno valutazioni per il rilascio, ovviamente, di alcune di queste prestazioni, come ad esempio l'indennità di accompagnamento o l'inabilità, e poi il ricorso giurisdizionale è soltanto eventuale. Questo ci consentirebbe sicuramente di accelerare almeno la prima fase e soprattutto potrebbe aiutare anche i tribunali in un momento storico così complesso come quello che stanno vivendo i tribunali per i minorenni, con questa trasformazione in tribunale della famiglia, con un aumento di competenze e tutta una serie di problematiche. Ecco, forse una riforma in questo senso potrebbe essere utile in prospettiva immediatamente futura. Poi c'è l'aspetto ovviamente all'estero. L'aspetto all'estero noi dobbiamo immaginare, lo diceva il presidente Griffini, in qualche modo avere una maggiore attenzione da parte delle nostre ambasciate che operano in loco rispetto al fenomeno dell'adozione. Io devo dire che tutte le volte che ho chiesto aiuto agli ambasciatori, quasi sempre l'ho avuto in maniera fattiva. Anche lì l'idea che è stata proposta di avere un funzionario che sia specialistico su questo, ecco, non so fino a che punto è realizzabile, almeno non è realizzabile in tutti i paesi. Posso però assicurare che in accordo con il MAE ci stiamo, se non altro, prevedendo un vademecum sulle adozioni internazionali da distribuire in tutte le ambasciate del mondo, in modo che se non altro almeno qualcuno che è addetto a questo potrà avvicinarsi a questa materia con un minimo di consapevolezza. Ci sarebbe ancora tanto da dire, però mi rendo conto che ho abusato fin troppo della vostra pazienza. Grazie. Non è mai un abuso, ma è solo un piacere ascoltare, anche perché insomma sono proposte anche molto concrete e positive, diciamo, per tracciare il futuro. Darei la parola ad Angelo Vernillo di Eanet e poi Cinzia per la conclusione della tavola rotonda. Angelo, prego. Microfono. Mi sentite adesso? Sì, grazie anche per avermi permesso di anticipare l'intervento, ma ho un concomitante impegno
fisico e devo spostarmi proprio dalla postazione. Ma... Abbiamo perso l'audio e Angelo che... Vado a rivisitare. No? Angelo, mi sentite adesso? Sì, grazie. Se ricomincia perché non abbiamo ascoltato l'inizio, grazie. Ok, ok. No, no, volevo ringraziarvi per avermi anticipato la chiusura. Adesso poi finirà Cinzia, ma vi devo lasciare appena finito l'intervento. La legge attuale è una legge che quando è nata era all'avanguardia. Ma il tempo passa e le condizioni sociali e geopolitiche sono mutate, quindi va assolutamente rivista, secondo noi. Ma si è cercato di fare delle modifiche e degli aspizzichi e bocconi, ma noi crediamo che invece si debba fare una legge nuova che non butti via il bene e il buono del vecchio, quello che è ancora valido. Cioè, ma bisogna evitare di fare una situazione di integrazioni e modifiche che poi diventa difficile da poter gestire. Crediamo che in questa nuova legge debba trovare spazio una modifica della modalità di rilascio del decreto di idoneità, una semplificazione, sia essa una semplificazione amministrativa o una semplificazione giuridica con dei tempi più certi. Crediamo che la figura dell'ente autorizzato, portatore di un patrimonio, di un'esperienza pluridecennale dalla 476 del 98 in poi, possa essere valorizzata per quella professionalità specifica che in questi anni ha potuto e saputo dimostrare e possa essere coinvolto anche in procedure e situazioni di accompagnamento e sostegno nell'ottica della sussidiarietà della 328 insieme ai servizi territoriali nell'accompagnamento, nella formazione, nel sostegno delle famiglie e nella tutela dei minori. E crediamo che all'interno della nuova legge si debba finalmente mettere mano in qualche modo alla questione dell'affido internazionale, perché più e più volte ci viene chiesto di intervenire in situazioni in maniera emergenziale, l'ultima quella dei profughi dall'Ucraina, che abbiamo visto quali poi sovrapposizioni e difficoltà di gestione, perché non c'è una chiarezza e una linearità nella gestione di queste situazioni, non si possa più attendere, e quindi questa è una cosa che va assolutamente ipotizzata nella nuova legge. Ecco. Grazie, grazie davvero, anche se ci dovrà lasciare, la salutiamo e la ringraziamo per questo intervento e anche per i precedenti. Cinzia Bernicchi, prego. Sì, mi ero segnata 7 punti per parlare di questa ultima domanda. Devo dire che molti sono stati già toccati e che quindi non rientrerò in questo merito. Secondo noi questa legge dovrebbe essere sufficiente, basterebbe applicarla completamente. Questo ce lo siamo detti tante volte, ci sono delle sfaccettature che ancora ci lasciano un po' perplessi. Come? Allora, abbiamo sentito il dottor Starita prima parlare dei protocolli operativi e su questo dobbiamo veramente ancora lavorare. Certo, è un lavoro di rete quello dell'adozione, in particolare dell'adozione internazionale, per cui ci troviamo in una fase in cui nel 50% del territorio italiano ancora non sono stati attivati protocolli operativi per poter collaborare in maniera più sistematica con i servizi e con i tribunali. E questo crea sicuramente tutta una serie di problemi, ma abbiamo sentito il dottor Starita che ci ha prospettato la possibilità di interagire con lo Stato Regioni e speriamo che questo sia uno stimolo poi per tutti per arrivare a una collaborazione più fattiva. Collaborazione che deve essere potenziata anche nel periodo post-adottivo. Sappiamo che attualmente nella maggior parte dei territori italiani i servizi del territorio seguono le coppie per un anno dall'arrivo del bambino. Sono poche le realtà dove invece questo tempo, diciamo, dedicato viene protratto per più anni. Ecco, una collaborazione, una stretta collaborazione con gli enti autorizzati può aiutare le coppie in un sostegno veramente importante nel periodo post-adottivo, senza che gli enti autorizzati si occupino solo ed esclusivamente del follow-up che viene richiesto dai paesi di origine, che a volte dura fino al 18° anno d'età, ma senza mai riuscire ad avere un confronto, un serio confronto con i servizi che respirano invece l'andamento di quella famiglia sul territorio con regolarità. L'altra cosa che volevo sottolineare, allora bene, l'accoglienza di questa possibilità
di modificare il percorso per arrivare a una, chiamiamola, idoneità amministrativa, no? Il dottor Starita ha fatto un paio di proposte, credo che noi da tempo stiamo sottolineando l'importanza del lavoro, che tra l'altro è un lavoro quasi completamente svolto dai servizi, no? Che fanno questo studio di coppia e che relazionano al tribunale, che poi con, di solito con un singolo incontro delinea la possibilità o meno a una coppia di poter adottare. Però su questo, in questo momento, ci troviamo ancora ad avere dei decreti non solo di non idoneità e che poi diventano invece positivi con dei ricorsi in corte d'appello, ma dei decreti cosiddetti vincolati, no? Dove ci troviamo una normativa che quando ha parlato di decreti, chiamiamoli vestiti per non chiamarli vincolati, immaginava il legislatore di dare una maggiore possibilità, diciamo, a quel bambino, perché quella coppia aveva più disponibilità o caratteristiche più specifiche che potevano accogliere. Ci siamo trovati invece a far sì che questa, questo stimolo che veniva dato è stato poi tradotto invece a delle limitazioni formali che vengono esplicitate in un decreto e che per l'adozione internazionale rendono difficilissimo portare a termine il procedimento adottivo. Se ci rendiamo conto che spesso la limitazione è legata all'età e che oggi, lo dicevano bene tutti prima, l'età media dei bambini è praticamente superiore ai 6 anni di età, è chiaro che ci sono dei pezzi di carta, passatemi il termine, che non saranno mai spendibili, ma ultimamente purtroppo sono stati vestiti anche con situazioni sanitarie che questi bambini devono avere, come se gli enti autorizzati che accolgono una coppia abbiano una sfera di cristallo per sapere se nella vita quel bambino avrà o non avrà un problema o sarà portatore di qualche difficoltà. Quindi il secondo punto riguardava questo. Il terzo punto riguardava appunto tra le proposte che si potevano fare l'idea di avere un attaché, chiamiamolo così, dedicato all'adozione internazionale presso le ambasciate più significative per l'adozione nei vari paesi. Ho sentito che appunto il dottor Starita di questo ha già fatto un accenno, ne capiamo la difficoltà, ma certamente sarebbe un aiuto per tutti, un aiuto per la Commissione che avrebbe un'antenna sul territorio che quotidianamente potrebbe confrontarsi rispetto ai cambiamenti che nei vari paesi avvengono con una rapidità mai vista prima. Per gli enti autorizzati come punto di riferimento, per qualsiasi tipo di problema si potesse poi verificare durante la procedura adottiva. Quindi riteniamo che questo potrebbe essere un altro passo avanti. Sottolineerei l'importanza, che tra l'altro sarebbe già prevista dalla Convenzione dell'AIA, del riconoscimento automatico delle sentenze estere, cioè questo passaggio ulteriore dopo un'autorizzazione data dalla Commissione Adozioni Internazionali, questo passaggio al Tribunale che deve ulteriormente convalidare la sentenza straniera e che spesso, purtroppo lo dico, vediamo che il tempo perché questo avvenga è un tempo lunghissimo. Ci sono tribunali rapidi e tribunali che ci mettono mesi per ratificare quella sentenza e questo, immaginate cosa vuol dire per i bambini, no? Vivere tanti mesi in una situazione precaria. Credo che questo non sia più accettabile oggi. Un intervento su questo tema credo che sia necessario. Gli ultimi due punti riguardavano in parte la necessità di incentivare missioni all'estero della Commissione accompagnati dagli enti o l'accoglienza, come ci diceva il dottor Starita prima, di queste delegazioni straniere che arrivano in Italia, perché la ricostruzione delle relazioni sul fronte internazionale è una delle grandi possibilità per il rilancio dell'adozione internazionale. E poi immaginarci qualcosa stiamo facendo delle accoglienze innovative, no? Abbiamo parlato prima, all'inizio il presidente Griffini l'ha accennato, le vacanze preadottive, adesso Angelo Vernillo parlava della fido internazionale, quindi
Secondo noi questa legge ha una bella struttura di partenza. Certo, il mondo è cambiato, qualcosa si può riaggiustare, ma appunto, come diceva il dottor Starita prima, grande attenzione, perché nei cambiamenti poi possono succedere anche pasticci che ci portano a peggiorare determinate situazioni. Grazie. Davvero grazie a tutti coloro che sono intervenuti in precedenza e in questa tavola rotonda. Se dovessimo riassumere soltanto le parole fondamentali, faremo un altro convegno, per cui insomma sintetizzo proprio sottolineando quanto è importante essere aperti all'altro, avere una politica estera quindi adeguata, perché diventi appunto l'adozione anche un piatto forte della politica estera, essendo essa stessa espressione un po' del Made in Italy, dell'accoglienza, l'elemento della digitalizzazione, se ne parlava all'inizio, l'elemento della sussidiarietà che comunque va agita concretamente sui territori, tempi più brevi, economia e quindi aiuti e sostegni che siano considerati non spese bensì investimenti, in un'ottica di natalità e in un'ottica quindi di sostegno anche all'adozione internazionale. Piano Mattei, vedremo appunto, Presidente, se da questo punto di vista la sua proposta sarà ascoltata, e quindi anche lì ci sarà un indice significativo sul tema infanzia e adolescenza come elemento strutturale di questo piano. Sarebbe sicuramente un bel segnale, anche perché nell'ambito delle linee guida per l'infanzia e l'adolescenza del Ministero degli Affari Esteri sarebbe il primo passaggio dalla linea guida ad un'azione concreta.